Buonasera, autolesionismo allo stato puro, uomo in più, doppio vantaggio, rimonta del Perugia, assolutamente meritata, grande prova di carattere della formazione di Andrea Camploni. Da una parte una squadra con una organizzazione di gioco ben definita, appunto il Perugia, dall'altra una squadra che invece ha una parvenza di organizzazione. Siamo anche buoni, sono le 20:10 in diretta su Rete 8 Sport per parlare di questa giornata del campionato di Serie B, la 40esima, con il lancio che ha conquistato praticamente il punto salvezza sul terreno della capolista già promossa con 4 turni di anticipo, il Carpi dell'ex Fabrizio Castori. Grande festa a Teramo, ultimo atto del campionato di Lega Pro, più di 9.000 spettatori allo stadio Bonolis, 2-2 contro l'Ascoli, mentre perde ancora l'Aquila. Lo ha fatto sul terreno dell'Ancona, un epilogo inglorioso, potremmo dire così, per la squadra rosso-blu. Al mio fianco come sempre Totò Leonardis, buonasera Totò. Buonasera. Sei d'accordo con questa premessa oppure? Sì, la premessa è che la delusione è infinita, anche perché arriva dopo anche la grande delusione di Avellino, cioè questa squadra che insomma sta per finire il campionato e non ancora ci fa capire quale sia la sua reale consistenza. Cioè, Avellino su un grandissimo primo tempo, un'ottima, e poi la partita persa. Oggi secondo me è un primo tempo anche abbastanza contratto, senza nessun acuto, poi il momento in cui la partita si è messa bene con questo doppio vantaggio, la squadra è sparita di nuovo, voglio dire, doppio vantaggio, uomo in più, addirittura gli ultimi minuti con doppia superiorità numerica, e questo che è sconcertante. Io per quanto riguarda la partita, a me l'impostazione della gara non mi è piaciuta, così come erano entrati in campo con questo 4-3-1-2 in cui si cercavano soprattutto le imbucate per i due attaccanti, difatti occasioni vere non ce ne sono state. E nella ripresa, insomma, dopo il 2-0 mi aspettavo quantomeno che venisse buttato dentro Politano per cercare di mettere in difficoltà soprattutto sulle ripartenze sugli esterni, insomma praticamente dopo l'espulsione del centrale, Camplone ha giocato con Crescenzi, ha abbassato Crescenzi, ha cambiato un po' la squadra, ha messo Fabinho accanto alla fine, allargato Fabinho, la squadra comunque progressiva. Fatto sta che di fronte a un Perugia che non si è arreso nemmeno sul 2-0, il Pescara è rimasto impassibile, nel senso che non ha fatto niente per cercare comunque di continuare a mettere in difficoltà l'avversario, perché là non si trattava né di amministrare né di contenere, si trattava veramente di trovare quali erano i punti deboli di una squadra che sta sotto di 2 gol e con 9 in meno, certo. E purtroppo questo non è stato fatto. Un campionato buttato. Totò. Ma sì, secondo me sì, perché sono state troppe le occasioni perse, ma soprattutto più o meno tutte allo stesso modo, con una squadra che insomma sì, sicuramente Baroni ci sta mettendo molto di suo, però pure la squadra fino adesso, magari anche per certe scelte fatte nel corso della stagione, questa squadra non ha ancora una sua identità precisa. Siamo alla fine del campionato ed è assurdo che cambi pelle, cambi atteggiamento, cambi mentalità, sembra quasi che insomma a un certo momento della partita subentri la paura, subentri la carenza di idee, cioè non è una squadra solida. Voglio dire, io credo che qualsiasi squadra oggi sul 2-0 l'avrebbe vinta fumando, voglio assolutamente dire, la sigaretta. Quindi, 65 gol fatti, 53 subiti, sì, dopo 40 giornate. Dopo 40 giornate, insomma, 53 gol subiti, sì, un'enormità, così come però è anche un'enormità i gol fatti, certo, per la capacità di gioco espressa, e veramente questo dimostra che comunque questa squadra ha delle qualità notevoli, però insomma noi stiamo arrivando a fine campionato, ci stiamo ancora interrogando sui moduli, su come giocare.
insomma, assolutamente. Non è una cosa normale, insomma, no. Voglio dire, poi sì, ma credo che comunque un punto che mantiene la squadra in lista per i playoff, e ancora mancano due partite, c'è la possibilità comunque di conquistare. Sì, però come ci arrivi? Però anche, come, no? Ci arrivi, ecco. Chiaramente, come ci arrivi? In quale posizione soprattutto? Sì, sicuramente, se ci arrivi. Sicuramente non è una squadra che sta crescendo, no, di partita, no, in partita, anzi si porta dietro all'improvviso, ritrova quelli limiti che ne hanno condizionato il rendimento nel corso di tutta la stagione. Assolutamente, andiamo al telefono, 20 e 15 minuti, poi risultati e classifica, pronto Rete 8 Sport, soprattutto le immagini. Parliamo con... Sì. Buonasera, sono Vittorio Pantaloni, mi chiamo da Pescara. Salve. Salve, e io sono tifoso da oltre, seguo il Pescara da oltre 50 anni, sono abbonato da tanto tempo. Sì. Però oggi come oggi mi sento preso dai fondelli. Perché? Ad un certo punto è stato tolto dal campo uno dei migliori in campo, cioè Felati. Sì. Mentre Bruckman, che fino a quel momento non aveva azzeccato una palla, è rimasto in campo. Io posso pure capire che la società deve vendere questo signor Bruckman, deve fare soldi, è come gli Abel, e se l'Asi è l'unico che è in campo e negli spogliatoi non risponde all'allenatore, ci posso pure credere, però per rispondere fino a questo punto a me non mi sta bene. Certo. Grazie per questo intervento. Beh, effettivamente Selassie è stato tra i migliori, se non il migliore del Pescara, anche Zubaric ha fatto la sua parte in difesa. A quel punto Selassie sostituito, è entrato Politano, è passato un 4-4-2 praticamente con Politano e Bjarnason esterni. Sì, però a quel punto la partita ti stava già sfuggendo, sì, voglio dire. Il problema non è tanto mettere in contrasto Selassie con Brugman. Credo che la scelta di Selassie titolare sia giusta ed essenziale per questo tipo di centrocampo, così come ritengo essenziale che ci sia Brugman a cercare di dare un po' di qualità, comunque delle soluzioni offensive diverse, possono, no, secondo me devono coesistere. Il problema è incomprensibile la sostituzione di Selassie, certo. Probabilmente se a quel punto, ma anche prima, come ho detto fa già sul 2-0, secondo me rinunciare a pettinare per mettere Politano sarebbe stata secondo me la scelta giusta, magari mettendosi a un 4-2-3-1, certo, con una squadra capace di ripartire, di accelerare, insomma. Il problema appunto per quello, diciamo, nell'insieme sono scelte che non è mancata la lucidità dalla panchina, esattamente, non è stato lucido Baroni. Poi guarda, io tra l'altro ho sentito l'intervista in cui dice a un certo punto non sappiamo leggere la partita, i momenti della partita. Questo plurale maiestatis che non mi convince, nel senso che... No, se è riferito a se stesso, tu dici probabilmente... No, secondo me era riferito ai suoi giocatori, però insomma io credo che... Vuol dire, qui è il primo caso in cui se tutto lo stadio vede la partita, legge la partita in un certo modo, è sempre il contrario di come la legge lui, insomma... Quantomeno bisognerebbe chiedersi come mai, voglio dire, non perché insomma oggi è stata, soprattutto quando è uscito Selassie, insomma quasi tutto lo stadio si è ribellato perché evidentemente quella partita che stavamo vedendo non sembrava che la soluzione fosse quella di togliere Selassie, insomma, a prescindere da... Ma soprattutto non vedo questo fatto di mettere in discussione Brugman perché c'è Selassie, no, certo. A mio avviso invece è proprio lui deve dare delle certezze a questa squadra che ancora non ha, questo è il problema. Ma poi aver cambiato inopinatamente, secondo me, insomma, le posizioni degli interpreti, no? Brugman, sì, che aveva giocato una buonissima partita, sì, da Avellino, sì, come metodista, adesso ha giocato oggi invece da trequartista con Memusciai davanti alla difesa, e soprattutto Bjarnason, secondo me, è una posizione in cui è risultato avulso dal contesto. Sì, non so se tu hai la stessa sensazione. Sono d'accordo con te perché credo che Brugman le cose migliori le possa fare soprattutto come esterno, o il 4-4-2 o il 4-2-3-1, che finora purtroppo non ha avuto modo di... Bjarnason, dicevo, sì, perché chiaramente poi, insomma, quando gioca anche mezzala è chiaro che è un giocatore che porta palla, che, certo, è difficile che faccia il lavoro vero del centrocampista, e questo è quello che fa rabbia, insomma. Questa squadra è ancora alla ricerca di quelle che può essere la sua reale dimensione. Io non...
resto un po' sconcertato, voglio dire. Allora, un attimo la pagina Facebook Rete 8 Sport Sport e poi al telefono chiediamo scusa per l'attesa. Luca Di Venanzio, il caro amico Luca che ci saluta. Ciao Massimo, un grande saluto. L'aggettivo per questa squadra è fragile, così fragile che il cristallo sembrerebbe titanio. Basta un soffio di vento per modificare una prestazione. Credo che andremo ai playoff, ma nell'aria non c'è francamente odore di promozione. Non vedo oltre che per la fragilità il clima giusto. Un abbraccio, Carlo Paolini. Salve Max, salve Totò, praticamente ha detto tutto Totò, mi ha letto nel pensiero, per il resto i due gol sono sempre frutto delle solite disattenzioni difensive, detto da uno che ha fatto il difensore, non possono entrare due volte nell'area piccola, ha ragione Igor Falini, poi telefono, ciao Massimo, ciao Totò, non riesco ancora a capire il perché... Il Pescara appena segna retra e si ferma su quel poco che si crea. E poi il cambio di Selasi Politano, ma abbiamo cercato di interpretarlo anche da studio. Andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport. Oh, buonasera, dottor Massimo, sono Domenico. Salve Domenico. Senta, io lunedì scorso ho chiamato, ho fatto una disamina dell'annata, sì. E ho detto che Barone si ricorderà probabilmente, che Barone non capisce niente di pallone. Lei mi disse che era un'analisi semplicistica, riduttiva la sua parola, sì. In effetti è vero, mi scuso di questo perché in effetti ho fatto molto 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 semplice la disamina, però oggi se noi andiamo ad analizzare quello che è successo oggi, tra l'altro l'avete appena detto voi, Celasi per me è stato il migliore della nostra squadra, ha recuperato tante di quelle palle, ha vinto tanti di quei contrasti, stava proprio sotto la mia postazione, ho visto chiaramente che è stato uno dei migliori in campo. Uno, due, sì. Le sostituzioni secondo voi si fanno sul 2-0 o sul 2-2? Tre, beh, ha ragione. Per qual motivo Politano per due giornate consecutive li ha tenuti in panchina? Tre, perché questo povero Cristo di Bjarnason va trequartista esterno, non si sa che cosa gli vuole far fare a quest'uomo. Oggi ha fatto una pessima figura perché neanche lui sa più che cosa deve fare. Quarto, finisco, oggi sì. Eravamo 3-4 mila persone in curva che la pensano esattamente come la penso io. Solo Barone non si accorge di questo, e l'avete detto appena voi, è mai possibile che 10.000 o 15.000 tifosi la pensino in un modo e sì, Barone sì. La pensino in un altro? Poi una risposta a questa domanda, però veramente... Sì, però veloce Domenico, perché insomma... Subito. Avete ancora, voi siete ancora del parere che Sebastiani ha fatto bene a tenere Barone? Grazie. Risposta secca, Totò. Risposta secca, sono queste valutazioni che chiaramente spettano, cioè io l'invasione di campo non ci ho mai creduto, voglio dire, nel senso che è chiaro che se la scelta è sbagliata la responsabilità sarà esclusivamente della società, se alla fine, quando si andranno a fare le somme, le analisi di questa stagione, cioè ha fatto questa scelta, se ne assume tutta la responsabilità o anche i meriti qualora dovesse andare bene, insomma, voglio dire, perché la legge del calcio, cioè non è che ognuno faccia la sua parte, è giusto che il tifoso o anche il giornalista dica la sua su come l'ha vista la partita, l'opinione, e credo che sia sacrosanta, soprattutto in questa società in cui sta diventando molto difficile esprimere la propria opinione, insomma, se uno la esprime con correttezza, come ha fatto l'ascoltatore Domenico poco fa, come fanno tantissimi, o come proviamo a fare noi stessi, credo che sia giusto, però dico, ognuno faccia la sua parte, io per quello io mi limito a considerare quello che vedo, non avendo nessuna voce in capitolo su quello che può essere la gestione della società, insomma è chiaro che ognuno fa la sua parte, secondo me in questo momento emergono questi errori che hanno portato un po' la squadra a
non avere ancora una identità precisa, non è la squadra come, come ho letto prima di un altro ascoltatore, non si respira aria di bella, nel senso che questa è la squadra che purtroppo non riesce a trascinare, a entusiasmare, a entusiasmare, ti dà l'impressione che a un certo punto non abbia, credo che non sia solo problema allenatori, se problemi sono sicuramente da condividere anche con i giocatori, perché poi sono loro che vanno in campo, è ovvio che bisogna vedere qual è la dose di responsabilità, certo. Però chiaramente dice una bella compartecipazione, quello che appare è questo, insomma, perché altrimenti che la, e poi dire adesso, insomma, non ha senso dire forse sarebbe stato poi meglio esonerare da parte della società l'allenatore, che la squadra sparisca dal terreno di gioco non, all'improvviso, è chiaro che il cambio può essere un rimedio, però chiaramente questo è quello che emerge in particolare, che insomma come era messa la partita non c'era nessun motivo per soffrire, e invece praticamente la partita l'ha fatta solo il Perugia. Chiaramente lì c'entrano pure le scelte degli allenatori, che è chiaro che Campone le sue scelte secondo me le ha fatte giuste, cioè nel momento in cui si è trovato con l'uomo in meno anziché impaurirsi ha alzato la squadra, ha cercato chiaramente comunque di provare, ha dato l'input decisivo, alla fine, quello è importante, panchina. Però sono anche i giocatori che ti vengono dietro, insomma, perché l'hanno eseguito. A Pescara io questo non l'ho visto, però insomma, sicuramente troppi cambi rispetto ad Avellino, soprattutto nella posizione degli interpreti, questo mi pare chiaro, evidente, insomma, tanti interrogativi. Abbiamo cercato anche di rivolgere questa domanda all'allenatore, lui dice, poi lo sentiremo, Brugman mi serviva per esempio una posizione, una zona di campo in cui può essere decisivo, ma io sono d'accordo, voglio dire, sono perfettamente d'accordo, però un conto se Brugman deve fare solo le imbucate per i due attaccanti e una volta, cioè il tende il lancio non è Maradona, nel senso che azzecca tutti i lanci, è ovvio che lui era portato a cercare, era quello che avrebbe dovuto dare la profondità ai due attaccanti, però probabilmente si poteva giocare una gara diversa con Brugman sempre in quel ruolo di trequartista, però con degli sbocchi offensivi laterali, perché voglio dire Politano ha giocato tutto il campionato, è possibile in queste ultime due partite sia diventato l'elemento su quale non puntare, ha giocato credo pure con una gamba sola, voglio dire, è sicuramente un giocatore secondo me irrinunciabile per la corsa che dà, per il sacrificio, per il modo, probabilmente come dicevi tu, con interpreti diversi ci stava pure che la squadra, però questo deve avere pure una sua continuità, altrimenti ogni volta ci interroghiamo, va bene così, va bene colà, non è così, insomma, il calcio purtroppo è diverso. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Massimo, buonasera Fabrizio. Ciao Fabrizio. Allora, io stasera pensavo che nell'intervista il signor Baroni potesse fare un mia culpa di tutta la stagione. Questo non c'è stato e questo mi è dispiaciuto, perché effettivamente i cambi li fa lui, non ci capisce in DS, quindi 5.000 persone che stavano allo stadio a vedere la partita vedono una cosa, lui ne dice un'altra, va bene. Io poi volevo dire una cosa, questo al presidente Sebastiani: presidente, prendi la macchina, va a Cittadella, fa firmare Poscarini se vuol portare l'agenda allo stadio. Poscarini stasera ha fatto un cambio solo, ha levato Coraglia, ha messo un ragazzo di 19 anni che pareggiate la partita. Come dice Camplone, nel calcio ci vuole coraggio, ma oltre al fatto di avere coraggio devi avere anche la genialata, devi essere portato per la genialata. Barone la genialata non ce l'aveva e non ce l'avrà mai. Presidente, prendi la macchina, vacci subito per favore per riportare la gente allo stadio, un po' di entusiasmo, va a prendere Foscarini subito, chiudiamola qua. Buona serata Massimo, ciao Totò. Grazie. Fabrizio, allora andiamo a leggere anche altri commenti sulla pagina Facebook Rete 8 Sport, Sport 20 e 28. Anzi, facciamo così, Max, diamo uno sguardo prima ai risultati, li conoscete a memoria, perché insomma c'è stata anche la lunga trasmissione di Marco Tontodonati, le interviste del dopo partita, quindi sono stati mandati a ripetizione, ma vale la pena ricordarli. Livorno Virtus Entella 2-1 giocata ieri, Bologna Avellino 1-1 con l'Avellino in vantaggio e poi il Bologna che ha pareggiato ai minuti credo finali della partita. Brescia ha sbagliato anche un rigore. Brescia batte Catania, l'ha parato
Il portiere Frattali. Sì. Brescia batte Catania 4-2, Carpi Lanciano 0-0, Cittadella Frosinone 1-1, Latina Bari 2-0, Pescara Perugia 2-2, Spezia Vicenza 0-0, a Terni, questa è la decima sconfitta interna per la Ternana, pensate? Sì. Provercelli batte Ternana 1-0, Trapani Modena 3-0, Crotone Varese e il posticipo di lunedì, se non vado errato, alle 20:30. Andiamo a vedere la classifica aggiornata con il Carpi, già promosso con 4 turni d'anticipo al massimo campionato, 79 punti. Frosinone 68, mantiene il vantaggio di 4 punti su Bologna e Vicenza a 2 giornate dall'epilogo. Dunque Bologna e Vicenza al terzo posto con 64 punti, Spezia 61, Perugia 60, Avellino, Livorno e Pescara 58. In questo caso, visto che non si sono ancora completati gli scontri diretti perché il Pescara dovrà affrontare il Livorno all'ultima giornata, si considera la differenza reti, c'è stato detto, quindi a questo punto l'Avellino è fuori dai playoff perché ha una differenza reti di più uno, mentre il Livorno, facciamo rapidamente i calcoli, Livorno ha realizzato 56 gol, ne ha subiti 46 più 10, e il Pescara 65 gol fatti, 53 subiti più 12, mentre l'Avellino ha segnato 39 gol, ne ha subiti 38 più 1, quindi in questo momento l'Avellino è al nono posto, quindi ai margini dei playoff, ma ci sono ancora due partite da disputare. Ricordiamo che il Pescara affronterà la trasferta di Varese contro un avversario già aritmeticamente retrocesso, ma questo non significa nulla. Poi il Livorno giocherà un'altra partita in casa col Vicenza sabato prossimo, mentre l'Avellino ospiterà il Trapani, se non vado errato, caro Totò, il Trapani che oggi ha vinto una partita molto importante in casa con il Modena. Dunque, scorrendo ancora la classifica, Bari 51, il Bari è fuori dai playoff, non ha più chance proprio dal punto di vista aritmetico-matematico. Poi Virtus Lanciano 50, la Virtus Lanciano a questo punto è salva matematicamente, quindi perché, complimenti alla Virtus Lanciano. C'è uno scontro Modena... C'è ancora una partita in cui una delle due comunque non può arrivare ai 50 punti del Lanciano, insomma. Sì, poi anche se si deve giocare Crotone-Varese, il Crotone presumibilmente la vincerà questa partita. Voglio dire, ci sono troppe squadre, cioè non è ancora aritmetica, mi pare. No, credo di sì, perché c'è uno scontro diretto che comunque non permetterebbe alle squadre che sono attualmente a 46. È aritmetica, però insomma era soltanto una formalità, diciamo così. Cioè. Il Lanciano è aritmeticamente salvo, complimenti alla Virtus Lanciano, terzo anno consecutivo in cui c'entra la salvezza, l'anno scorso anche sfiorato i playoff con Baroni in panchina, poi Latina e Trapani 49, Catania e Provercelli 48, Modena 46, Ternana 45, Crotone che deve giocare a una partita in meno lunedì il posticipo col Varese, Entella 43, Cittadella 41, Brescia 39, Varese 32. Allora vediamo un attimo, perché il Brescia teoricamente ha ancora la possibilità di agganciare play-out. Ancora la possibilità di agganciare i play-out. Ricordiamo che il Brescia ha una penalizzazione pesantissima di 6 punti, altrimenti si troverebbe a quota 45 in compagnia della Ternana. La Ternana che adesso, insomma, questa è la sconfitta interna, l'ennesima della sua stagione, 0-1 con la Provercelli, la decima per la precisione, che potrebbe rivelarsi rovinosa. Sì, alla fine 10 partite perse in casa. Pazzesco, proprio. Pazzesco, per cui dice, non so se lo scontro sia proprio Modena-Ternana, no? che appunto permetterebbe comunque, se nessuno delle due può fare comunque 6 punti. Sì, Modena-Ternana, la prossima. Esatto. La prossima Modena-Ternana, 41esima. Una delle due si ferma, certo. Quindi non può arrivare più ai 50 del Lanciano. Complimenti dunque al Lanciano, andiamo al telefono, 20:32, tra poco le immagini, pronto Rete 8 Sport. Non c'è nessuno? Pronto? Ah sì, ecco, sì. Parliamo con Bruno Di Atri. Come, scusi? Bruno Di Atri. Bruno? Sì, Di Atri. Sì, salve Bruno. Senti, sono un vecchio foto del 76, però io sono un istituto, il signore Massimo. Cioè, io ho visto le immagini oggi, no? C'era, se lo fate rivedere, c'è due fuori gioco nettissimi proprio. Sì. Capito? Del Perugia, cioè c'è qualcosa sotto, secondo me, fa un tifoso, un tifosissimo. Sì, grazie. Capito?
Grazie per questo. Lo faccio rivedere, cioè, sì, sì, no, ma lo stiamo... le immagini sono proprio devastate. No, 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 ma avevamo già detto, il secondo gol è in netto fuorigioco di gol Daniga. È vero. Ho capito, però al di là degli episodi. Grazie. Grazie, grazie all'amico che ci ha chiamato da Atri. Allora facciamo vedere le immagini, dai. E intanto i due sistemi di gioco, le due formazioni, perché oggi in extremis ha dato forfè Salomon, ma si sapeva di un problema alla schiena proprio dopo la seduta di rifinitura di ieri. Dunque in campo Zuparic insieme con Pucino, preferito a Fornasier, il rientro di Fiorillo e Rossi, poi a centrocampo. Sono cambiate le posizioni rispetto ad Avellino, inopinatamente a mio avviso, con Memusciai davanti alla difesa, Selasi e Bjarnason interni, soprattutto Bjarnason perché Selasi comunque ha mantenuto la posizione già occupata da Avellino, tra l'altro ha giocato un'ottima partita, Brugman trequartista alle spalle di due punte, Pettinari e Melchiorri. Vediamo invece il Perugia, sicuramente pesante l'assenza di Falcinelli, il bomber della squadra di Andrea Camplone con 13 gol, 3-5-1-1, Koprivets tre pali, gol Danilo, Liga, Comotto e Mantovani in difesa, centrocampo Fossati, vertice basso del triangolo di metà campo completato da Lanzafame e Verre, esterni Faraoni e Crescenzi, davanti Fabinho, nella terra di nessuno alle spalle di Ardemagni, correggiamo la grafica, Ardemagni terminale della manovra offensiva. Allora facciamo vedere le immagini più importanti di questa partita, perché ci sono stati degli episodi naturalmente contestati, l'episodio del 2-2 contestato a ragione dai dirigenti biancazzurri, dallo stesso tecnico e dai tifosi. L'ingresso in campo delle due squadre, ricordiamo l'arbitro il signor Abbattista di Molfetta, gli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Antonino Santoro di Catania, il quarto uomo Ranaldi di Tivoli, 7.925 gli spettatori presenti, abbonati 3.580, 4.345 i tifosi e paganti, con una corposa rappresentanza di tifosi provenienti da Perugia, circa 750, forse anche di più, compresi quelli che hanno preso posto in tribuna. C'è subito un attacco per la parte del Pescara, qui si addormenta gol Daniga, un malinteso col portiere, Pettinari indietro per Brugman, primo tiro rimpallato, il secondo forse con il braccio ad opera di Fossati, ecco, siamo per rivedere, anzi di Mantovani, maglia numero 44, i dubbi restano. Poi il cross di Faraoni, il colpo di testa di Ardemagni lasciato colpevolmente solo, ma non è una novità, è la parata di Fiorillo che si distende e sventa, rivediamo, lasciato libero tra due biancazzurri Matteo Ardemagni, questa è una bella azione del Pescara, il cross di Melchiorri di prima intenzione, fa quel che può Bjarnason, il pallone centralmente bloccato dal portiere sloveno, in forza al Perugia dal 2012, Koprivets. Poi finale di tempo, il gran destro di Valerio Verre, la palla sorvola la traversa della porta difesa da Vincenzo Fiorillo. Senza dubbio più intenso il secondo tempo, c'è subito un'azione, uno spunto di Melchiorri che si accentra e poi il tentativo di Bjarnason che arriva scordinato, blocca il pallone il portiere del Perugia. Poi in verticale, bella questa palla data da Brugman, suggerita da Brugman a Melchiorri, chiara occasione da gol, lo sgambetto di Comotto, il capitano del Perugia, che viene dunque espulso dal direttore di gara, decisione ineccepibile sul punto di battuta, Memusciai spiazza Koprivets, siamo al decimo minuto nel corso del secondo tempo, il Pescara in vantaggio con un uomo in più, si mette benissimo la partita in questi secondi 45 minuti, attenzione perché c'è subito la reazione del Perugia, il cross di Faraoni, il colpo di testa di Verre sotto misura che appunto si alza sopra la traversa, sorvola la traversa e poi c'è il gol del raddoppio al quindicesimo, il pallone davvero molto bello, invitante di Pettinari per Melchiorri che aggira Koprivets e lo infila di giustezza, il tredicesimo gol in questa stagione per l'attaccante di Macerata, quindicesimo, Pescara 2 Perugia 0, sembra fatta ma così non è, il cross, il traversone di Verre e il gol del 2-1 firmato da Ardemagni al ventitreesimo, la difesa si eclissa segnatamente, Zampano manca la copertura, 2-1 e poi il pareggio su questo calcio di punizione, raccoglie Verre il palo e c'è la posizione netta di fuori gioco di Golden.
seconda liga non rilevata dal secondo assistente di Eugenio Battista di Molfetta, vale a dire Santoro di Catania. Il gol del 2-2 al 28esimo in 5 minuti riequilibra le sorti del match il Perugia. Il colpo di testa da posizione più che privilegiata di Pettinari su cross di Zampano non riesce a angolare la conclusione. Poi Politano è entrato in corso d'opera, indietro per Memuscià, il suo destro, la parata di Coprivez protagonista in questa circostanza. Attacca ancora il Pescara, c'è questo spunto di Bjarnason che viene fermato così da Goldaniga, l'autore del gol del 2-2 viziato da fuori gioco. Viene espulso dal direttore di gara, l'intervento è sul pallone ma scomposto, viene espulso anche per protesta, è lo stesso allenatore del Perugia, il grande ex Andrea Camplone, che tra poco ascolteremo. Alla fine insomma è andata così, 2-2, tanti errori soprattutto in difesa. Eh sì, sono state, ma guarda, più o meno è quello che è successo a Avellino, cioè questa squadra, il limite proprio di questa squadra è questa scarsa capacità di mantenere concentrazione e cattiveria nei momenti chiave della partita, all'improvviso, voglio dire, sono dei cali di tensione che sono inspiegabili, insomma, lì la partita, cioè alla fine erano cross leggibili, nel senso che purtroppo chiaramente il secondo gol era in fuorigioco, però loro sono arrivati a tirare pure lì, insomma, voglio dire. Quindi c'è questo che è il grande limite di questa squadra, e anche probabilmente anche l'incapacità del tecnico di dare a questa squadra coraggio, determinazione. Vuol dire, è chiaro che sono delle colpe da condividere, secondo me, perché è ovvio che insomma l'allenatore, il compito dell'allenatore è pure quello, cioè di garantire, di trovare un modo per dare compattezza a questa squadra. Insomma, è inspiegabile, dai, è inspiegabile al di là dei moduli, di tutte le cose, certo. Poi uno la partita la può impostare come vuole, per dire, i due gol del Pescara sono nati proprio da imbucate, da quella cosa studiata per cercare di imbucare per le due punte, in effetti. Però il resto della gara, insomma, questo primo tempo per esempio, questo non c'è stata questa possibilità, quindi il modulo fino a un certo punto. Il problema è questa squadra che si smarrisce e che ancora oggi non riesce a darci delle certezze, vuol dire, sia nei limiti che nei meriti, perché sono sempre a due facce le partite di questa squadra, o per 10 minuti, come dici tu, o per un quarto d'ora, o per 20 minuti. Il modulo non è fondamentale, non è decisivo. Soprattutto l'interpretazione, però se insomma mi cambi di meno dai anche più certezze alla squadra. Sicuramente quello, no, ma per dirti, voglio dire, alla fine il Perugia ha riequilibrato la partita, cioè cercando di cambiare anche l'atteggiamento in campo, voglio dire, perché non si è limitato con l'uomo in meno, insomma ha alzato Fabinho, cioè ha cercato una mentalità tale che comunque ci provasse. Questo la capacità di Pescara invece non c'è stata, proprio secondo me sul 2-0, voglio dire, sul 2-0 quando c'era la partita in mano, la squadra normale, non dico una squadra di mostri, la squadra normale contro un avversario in 10 che comunque, voglio dire, è comunque una buona squadra ma non la fine del mondo, la partita non è che la gestisce, la domina, questo è il problema. Invece il Pescara va in barca e invece in 5 minuti perde la testa, pazzesco, e finisce, voglio dire. Quindi andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport 20:41, parliamo con... Pronto? Massimo. Sì, buonasera. Ciao Massimo, sono Michele da Cepagari. Ciao Michele, carissimo, ti ho riconosciuto. Ciao Massimo, senti, io sono 2 anni che non mi permetto di telefonare, però oggi volevo dire solo una cosa. A me mi dispiace solo del calcio di punizione, che Pasquato è entrato dopo il calcio di punizione quando poteva entrare prima. E poi una seconda cosa, io non ho mai visto un presidente che si mette al campo a fianco all'allenatore. A me questo qua mi lascia dei dubbi, perché è impossibile una cosa del genere. No, se posso dirti una cosa, Michele? No, guarda Massimo, io ti giuro, già sai che mercoledì sono venuti a Cepagatti e non si sono fermati al nostro club quando siamo stati, sei venuto tu all'inaugurazione, il primo club dell'era Sebastiani. Sì. Non si sono fermati, 5 minuti, era bello che si fermava al nostro club. La seconda cosa, a me mi dà fastidio il fatto che il presidente stia sempre a fianco alla nostra panchina. Questo qua, il presidente deve stare in tribuna, non può stare a fianco all'allenatore. Va bene,
Grazie Michele, grazie, per questo intervento. Totò, volevi... No, voglio dire una cosa, che praticamente quello che sta facendo Sebastiani l'ha fatto Vincenzo Marinelli per 20 anni, voglio dire, insomma, lui addirittura si travestiva un paio di volte, si è travestito anche da Croce Rossina, nel senso che si metteva in bianco per, cioè, ma credo che sia una forma soprattutto scaramantica, non so, poi ognuno fa come crede. È chiaro che insomma secondo me anche là i dirigenti dovrebbero stare in tribuna, possibilmente uno accanto all'altro come fanno in Spagna, con presidente avversario, voglio dire, che è anche un modo secondo me per sdrammatizzare, per rendere le cose, sarebbe la cosa più però se si fa diversamente credo che non incida minimamente sull'esito della gara, voglio dire, ripeto, l'ha fatto Vincenzo Marinelli per tutti gli anni. Infatti, per non 20 penso anni, che sia, sono d'accordo con te, non credo che sia determinante, da quel questo posto, certo, ha vinto i campionati, è retrocesso, insomma, ha avuto una lunga, certo, storia, ma è assolutamente, credo che sia una cosa banale, ininfluente. Andiamo al telefono. Pronto, Rete 8 Sport. Buonasera Massimo, Fabrizio da Serratina. Ciao Fabrizio. Che dire Massimo, cioè ormai siamo nel momento in cui questa squadra mette il nervoso, momento in cui bisogna fare quel qualcosina in più per metterci un attimino tranquilli in classifica, tac, arriva la sconfitta Avellino in maniera rocambolesca, arriva il pareggio in casa in maniera, cioè, è vero, ha cominciato a mettere nervosi i tifosi sta squadra. Mo è chiaro che non è il momento, insomma, delle critiche, delle cose, perché mancano due partite e dobbiamo solo stargli vicino e cercare di arrivare ai playoff, però il mette un nervoso perdere punti in questa maniera, che proprio non si sa, delle volte magari lo fanno apposta. No, cioè, infatti... comunque speriamo bene, mancano due partite, Barese che dovrebbe essere una tappa facile per me, comunque però non lo è, bisogna giocare sul campo, bisogna giocarla, esattamente, giocare. Poi guarda caso è l'ultimo, chi ci capita? Il Livorno, infatti scontro diretto, partita da dentro fuori, ma certo, bene. Ma io volevo dire una cosa, non è grazie Massimo, non è che nel momento in cui si aspetta il passare è peggio, perché nel momento in cui ha la partita in mano la perde. Questa perde l'identità, per dire, perché esattamente quello che Avellino e Pescara aveva dominato, dire, una partita da vincere 2-3-0 l'ha persa. Oggi una partita giocata più o meno non in maniera eccezionale, però con due gol di vantaggio, e all'improvviso perdi il vantaggio. Praticamente senza tirare ti sei trovato in vantaggio di due gol. Esattamente, perché questa è un po' la sintesi. Più o meno. Così, cioè, due imbucate particolari, una suggerita tra l'altro da Brugge, che chiaramente non è inutile a questa squadra, anzi, credo io continuo a ritenere che è una squadra che ha compattezza, idee chiare, credo che Brugge sia un giocatore molto importante, così come lo è Selasi, così come lo è Memusciai, così come lo è Politano, così come lo è Zubic come difensore, cioè una serie di cose che probabilmente questa squadra poteva anche avere un'altra identità, insomma, più sicuro secondo me. Allora andiamo per un attimo sulla pagina Facebook Rete 8 Sport, poi telefono e telefonate pubblicità. Allora Mattia Grappasonno, che salutiamo, oggi mi sembrava di vedere Avellino bis Pescara in vantaggio, poi pareggio Perugia con conseguente cambio di Selasi con Politano, ma lo sfortunato Alessandro Bruno quanto poteva essere utile al Pescara, non manca un po' di esperienza in mezzo al campo per vincere la partita, più che esperienza, mentalità, saluti a tutti. Ha ragione, purtroppo però Alessandro Bruno si è infortunato dopo 10 minuti al suo impiego a Latina, all'esordio ufficiale in maglia biancazzurra. Non sappiamo nemmeno, certo, se avrebbe tutte queste qualità cui Mattia vuole addossargli, insomma, certo, se lo avessimo visto in campo e nello spogliatoio come funziona, potremmo dire la stessa cosa. Aspetta nome, che no, leggiamo Valentina Palmucci. Allora, da 3 anni vi ostinate a criticare le scelte tecniche di questa società, allenatori, giocatori, preparatori, direttori sportivi, ma mai neanche una parola su colui il vero problema che ha il merito di farle ed avallarle, cioè il vostro compagno di giochi, il presidentissimo. Come mai? Chiede Valentina Palmucci. Vale la pena rispondere, no, Totò, oppure non so, dimmi tu perché. Ma non lo so, so nemmeno che cacchio voglia dire. Ma infatti, credo che insomma uno se si va a rivedere tutte le trasmissioni, cioè cerchiamo di dire di settimana in settimana quello che vediamo, esprimere un'opinione su quello che vediamo. Poi, assolutamente. Credo che poi se i compagni di giochi significa, voglio dire.
forse perché ogni tanto giochiamo a calcetto, e beh, allora uno può giocare insieme, non lo so. Io ho giocato una vita, ho giocato con Sliskovic, con Repetto, con Oddo, ho giocato con tutti. Chiaramente questo non mi ha certo. Vietato di fare la mia professione nella maniera che l'ho fatta, da cui sono comunque più che sereno per quello che ho fatto e sto facendo. Sì. Bravissimo Totò, sei stato perfetto. Allora andiamo al telefono e poi pubblicità. Pronto Rete 8 Sport? Pronto, buonasera. Sì. Senta, io volevo precisare che forse avete preso la cantonata, non valgono i gol, con i confronti di Rossi per la classifica. Io non ho capito nulla, se possiamo un attimo. Avete preso una cantonata perché sì. Non valgono i gol, ma valgono i confronti diretti per la classifica. Infatti, siccome, no, non è completo, siccome ci hanno detto che non è stato completato, allora. No, voi avete detto fatti conto. Scusi signore. Intanto come si chiama? Bruno. Ecco, allora Bruno, intanto io ho premesso, può darsi pure che mi sia sbagliato, che abbia sbagliato, io ho premesso che, mi sente un attimo Bruno, prima di, perché sennò se parliamo insieme ci accavagliamo e non capiscono da casa. Allora, io ho premesso, siccome non sono stati completati gli scontri diretti, perché il Pescara affronterà il Livorno l'ultima di campionato, e allora, ecco, non è possibile adesso fare una graduatoria in base, in virtù degli scontri diretti che devono essere completati. E allora ci è stato detto che va in questo momento la differenza reti. Comunque stiamo parlando del nulla perché ci sono ancora due partite, caro Bruno. No, ma poi sono altre due squadre e lui non vuole insistere. Come, scusi? Lei insiste, ha sbagliato, non fa niente. No, però... posso rispondere. Non ho capito che ha detto. Scusa, ma te lo dico. Lei insiste, ma se ha sbagliato non fa niente. Io sto spiegando, guardi Bruno, che lei forse, non so, ha qualche problema evidentemente. Io sto dicendo un'altra cosa. Io ho detto, ho fatto la premessa, ho detto, ci è stato detto questo, può darsi anche che mi sbagli, probabilmente non mi sbaglio però. Ecco, questo le volevo forse far capire. Ha detto che l'Avellino è settimo e Pescara non sono ottave. No, io ho detto che l'Avellino, allora non mi sono spiegato. L'Avellino era ultimo. Allora non mi sono spiegato, così almeno forse ci capiamo meglio. Io ho detto in virtù della differenza reti, io sono molto chiaro quando parlo, in questo momento l'Avellino è nono in classifica. Vabbè, complimenti. Non è d'accordo con questo, la matematica è un'opinione per lei? È settimo. Ah, l'Avellino è settimo? Sì. In virtù della differenza reti? Non conta la differenza reti. Io sto dicendo quello che so, allora forse non ci siamo capiti. Non lo sa, non niente. No, ma lo ok, sa, vabbè, guardi, lo sa lei. Complimenti. Posso dire la mia? Fate parlare pure a me. Voglio dire, complimenti, allora, Bruno. Voglio dire, questa qui è una classifica inutile. Infatti l'ho detto, però. La classifica VURS si fa quando le squadre arrivano tutte allo stesso punteggio e bisogna calcolare gli scontri diretti fra tutte. Se arrivano in tre e ci sono solo due posti, in quel momento si fa la classifica avulsa e voglio dire, se fosse già giocato Livorno-Pescara, per dire, Livorno-Pescara fosse finito diciamo in parità, e allora la classifica avulsa in questo modo penalizzerebbe il Livorno e avvantaggerebbe l'Avellino, però questa classifica avulsa la possiamo fare soltanto a fine stagione, nel momento in cui sappiamo chi arriva, se sono tre o quattro, tre, comunque saranno tre al massimo, le squadre che arrivano, o possono essere pure quattro, perché pure il Perugia sta a 60. Questa qui è solo agli effetti per adesso, per mettere in ordine le squadre. Ma infatti, Totò, mi sembrava di aver fatto la premessa, stiamo parlando del nulla, perché bisogna completare gli scontri diretti. Sì, altrimenti è giusto per metterle in fila. No, perché qui le cantonate non le prende nessuno, forse il signor Bruno ha sbagliato insomma la terminologia. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Ciao Massimo, ciao Totò, buonasera, io sono brevissimo, volevo dire soltanto una cosa, Baroni, vattene per cortesia. Tutto qui? Ecco, ha chiuso la telefonata, va bene, allora, 20:52, andiamo in pubblicità? Pubblicità? Sì. Eccoci qui, allora torniamo in diretta allo studio, salutiamo Paolo Durante. Buonasera Massimo, buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. Buonasera. Una cartolina, sì. Carpi Lanciano, com'è stata? Beh, è stata una partita con due squadre obiettivamente che l'hanno giocata con stimoli e motivazioni diverse, perché il Carpi non solo
era già in Serie A, ma aveva già vinto anche il campionato perché è irraggiungibile da tutte le altre formazioni. Quindi è chiaro che invece il Lanciano aveva bisogno di questo benedetto punto che gli ha consegnato comunque quindi, la salvezza. Quindi, perché? Perché nel prossimo turno c'è uno scontro c'è diretto, Modena-Ternana. Modena-Ternana, quindi, una delle due sicuramente non potrà quindi, raggiungere. Salvezza aritmetica. Aritmetica. Perfetto. Vabbè, ma tanto non c'erano dubbi, era solo una formalità. Però doveva prendere 50 il punto oggi, doveva prendere il punto oggi, perché poi, come sai, ha due partite molto difficili. Ma secondo me a 49 con due squadre in lotta per il playoff. Io penso che a 49 ci si salvi. Spezia e Bologna. Secondo me. Può darsi, sì, perché ci sono anche altri scontri diretti. Comunque, complimenti a Lanciano, terza salvezza consecutiva. Con due giornate d'anticipo. Con due giornate d'anticipo. Eccola qui la classifica, noi vi facciamo vedere la classifica ufficiale della Lega di Serie B. Che poi la Bibbia. No, la Bibbia così al signor Bruno... che ci aveva detto mi aveva detto di aver preso una cantonata, no? Allora, sì. La cantonata probabilmente l'ha presa lui, perché se andiamo a leggere, ecco, forse probabilmente si legge meglio se ingrandiamo la classifica in questo momento, che non conta nulla, perché ci sono altre due partite e può succedere di tutto. No, c'è anche uno scontro diretto e c'è uno scontro diretto all'ultima giornata da Pescara e Livorno. Il Livorno è settimo. No. Il Pescara è settimo, il Livorno ottavo e al nono posto c'è l'Avellino, come avevamo detto noi, in virtù della differenza reti, perché deve essere completato il discorso degli scontri diretti, sarà completato con l'ultima giornata quando si affronteranno appunto Pescara e Livorno per quanto riguarda queste tre squadre, perché ci sono altri scontri diretti, quindi non è il discorso riguarda queste tre squadre che hanno 58 punti, quindi in questo momento al nono posto c'è l'Avellino e fuori dai playoff. Speriamo che siamo stati chiari, no? Spero di essere stato molto chiaro, tra l'altro con il supporto della fonte ufficiale, caro signor Bruno. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Buonasera. Sì, buonasera. Sono Bruno, non quello di prima. Quindi, mi dica. Senti, questo per me è un campionato mediocre. Sì. Che purtroppo noi paghiamo una serie di situazioni in termini arbitrali che ci hanno fortemente danneggiato dall'inizio del campionato. La società penso che non si sia fatta sentire nei momenti opportuni, l'allenatore non sa leggere le partite, io quindi gli consiglierei di non andare in panchina, di andare su in tribuna, così magari vede meglio. E quando siamo noi 2-0, perché non è la prima volta che stiamo in vantaggio doppio gol, ci facciamo rimontare perché non sa leggere le partite. Buona serata. Grazie Bruno. Allora Massimo Mucciante, due gol in netto fuorigioco, anche il primo per Max, poi lo rivedremo. Il Livorno vince al 91esimo, di cosa parliamo? Dunque, si vince si perde. Si vince o si perde, ragazzi. E Baroni, vabbè, non capisce nulla, cioè praticamente quello che si dice in giro. Se non ci credete voi, perché dovrebbero crederci, ragazzi? 8.000 presenze con biglietti a un euro. Manco 10.000, no comment. Poi Alfredo Di Francesco, buonasera Totò, buonasera Massimo, ciao Alfredo, da Sorrento naturalmente, ma pescarese doc, rimango sempre basito da Baroni, ma avete visto il primo tempo come eravamo contratti, solo quell'occasione con Bjarnason che gli sbatte la palla sulla pancia. Per me è un uomo triste, nel senso di cupezza, che trasmette questa peculiarità ai giocatori, giustamente come dice Totò, questo continuo cambiare modulo dopo aver ammirato la famosa ampiezza con Politano a destra e Bjarnason a sinistra, la partita dopo si rimangia tutto. Baroni era un modesto, e sto usando un eufemismo, come difensore centrale, lo è ancora di più come tecnico. Se andiamo ai playoff è per forza d'inerzia, sicuramente lui non ci ha messo nulla, anzi ha tolto qualcosa. Vi abbraccio con affetto. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto? Salve, sono Francesco. Salve Francesco. Allora, gradirei fare due osservazioni. Prego. Allora, uno, il mister Baroni, mancano tre partite, no? E per cui lui sicuramente nella sua testa vuole fare bene e vuole prendere il Pescara e farà bene sicuramente. Poi una cosa che nel contesto, oggi pomeriggio allo stadio non si può contestare Baroni nella partita, sbagliatissimo. In curva nord, chi va in curva nord, no? Deve tifare il Pescara, punto. Non si può contestare Baroni, ma che senso ha se mancano solo tre partite? Tutti siamo bravi, no, poteva fare quello, poteva fare quell'altro, ma che senso ha? Mancano tre partite, Baroni non si contesta. Chi vuole contestare Baroni, siccome oggi in curva nord sono successe delle cose un po' strane, no? Allora, non devi andare in curva nord, vada sì. Agli stinghi, vada in curva sud.
Io personalmente posso dire una mia... Sì, veloce però, eh? Vabbè, io sono andato 10 anni in tribuna. In tribuna non sono andato più perché ci sono tanti professori e tanti allenatori. Sono tornato in Curva Nord. Ma in Curva Nord si va a fare solo il Pescara. Non a dire male a Baroni. Baroni, lasciatelo perdere. Fategli fare queste due partite, manca Parese e Livorno. Ma fatto Parese e Livorno, si può contestare Baroni. Va adesso bene. Ti chiamo solo il Pescara. Grazie. Andiamo per la retta di Sebastiani. Grazie, Francesco. Grazie Francesco, abbiamo capito lo sfogo, il senso dello sfogo. Andiamo a vedere. Posso dire una cosa? Sì, come no, Totò? Cioè, io ho sentito la contestazione nei confronti di Baroni solo a partita finita, ma non so che è successo la gara, però credo che sia uno sfogo, anche quello normalissimo, è capitato non solo a Baroni, ma a tantissimi allenatori, anche sono passati da Pescara, da Angelillo a Tom Rosati, perfino a Galeone, insomma, si è beccato delle... a fine partita, cioè dopo la partita, non durante la partita. È chiaro, ha ragione lui, che insomma non solo il pubblico della Nord, ma insomma tutti, io già ne ho parlato l'altra settimana, dovrebbero avere questo tipo di atteggiamento, cioè durante la partita di sostenere la squadra anche nei momenti di maggiore difficoltà. Credo che la Nord comunque l'abbia fatta, al di là del dopo partita, della fine, quando ha fischiato la fine, ho sentito questa contestazione a Baroni, ma credo che sia uno sfogo legittimo, ragazzi. Insomma non è la fine del mondo, non è che gli viene tolta la fiducia, non è che stiamo a parlare del governo, voglio dire, insomma, è che si mette la fiducia e si dà per forza, insomma uno può esprimere la sua opinione anche in quel modo, in maniera, credo però che l'atteggiamento la tifoseria della Nord in particolare, a prescindere dal resto dello Stato, tra l'altro che spesso è semivuoto, sia quella di sostenere la squadra dal primo all'ultimo minuto. Poi se alla fine insomma ci è rimasto male, gli vogliamo pure vietare di fischiare, mi sembra assolutamente una cosa fuori dal mondo. È legittimo esprimere proprio disappunto, insomma, al termine soprattutto di una partita che sembrava vinta con un uomo in più, 2-0, insomma, davvero oggi è difficile non criticare la prestazione della squadra. Ma la delusione e quindi anche la guida. Va capita la delusione. Assolutamente sì. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto, buonasera a voi tutti, sono Alessandro da Pescara. Salve Alessandro. Volevo fare una precisazione riguardo alla, diciamo, la diatriba, insomma, sorta sulla classifica russa. Sono vere sia le cose che hai detto tu, Massimo, sia quelle che ha detto l'ascoltatore, ovviamente per due motivi diversi. Però comunque sia, facendo un piccolo calcolo, qualunque sia il risultato di Pescara Livorno, in caso di parità a 3 tra Avellino, Pescara e Livorno, abbiamo Avellino primo, Pescara secondo e Livorno terzo, quindi di fatto la situazione è definita. Fermo restando che valida quella regola provvisoria della differenza rete. Quello dicevo però. Non ho preso una cantonata, quindi mi stai dicendo? Sì, però per certi versi ragiona anche l'ascoltatore, perché qualunque sia il risultato di Pescara e Livorno, avremo alla fine Avellino primo, Pescara secondo e Livorno terzo in caso di parità. Sì, ma lui non diceva questo, diceva un'altra cosa, che in questo momento bisogna considerare gli scontri diretti. Siccome gli scontri diretti non sono stati completati, non si possono considerare. Però quando saranno comunque vada a finire per sì, Livorno. Sì, ho capito, ma questo è un altro discorso. Ma questo è un altro discorso. In questo momento si prende in esame la differenza reti globale. Quindi questo era un po' il senso del mio intervento. Prego. Certo, sicuramente. No, questo è giusto per dire che di fatto la situazione è già definita, comunque sia quel risultato. Sì, certo. Niente, poi il discorso di Baroni. Niente, chiaramente è un tecnico che ha tantissimi limiti sicuramente, però non dobbiamo tener conto che noi a metà girone d'andata stavamo ultimi e una delle ragioni è anche perché purtroppo con la rosa, secondo me, noi siamo partiti in ritardo rispetto ad altre squadre. Campioni ha giocato meglio di Baroni, però ha avuto ad esempio la rosa a disposizione sin dal ritiro di luglio e questa è una cosa di cui bisogna tenere conto, secondo me, come parziale attenuante per questo completamente cambiata anche quella di Andrea Campione, però la rosa trasformata, l'eruzione di linea, non ho capito bene cosa la rosa completamente trasformata anche quella di Andrea Campione, cioè non voglio difendere l'operato di Andrea, per carità, che comunque un bravo tecnico, lo ha dimostrato anche oggi, però la rosa del Perugia rispetto a quella che ha vinto il campionato di prima divisione è completamente cambiata. No, io parlo un discorso che dal momento del ritiro a luglio molte squadre sono partite con gli organici abbastanza completi, Pescara è partito con un organico molto risicato e quindi a Baroni queste attenuanti vanno date. Soltanto un'ultima cosa e poi vi
saluto, sì. Voi seguite il calcio abruzzese molto appassionatamente e mi ha intristito a prendere dal sito del centro che purtroppo è venuto a mancare Vincenzo Ah sì, Cosco. Hai ragione, hai fatto benissimo, tra l'altro era anche un grande amico, un grande allenatore, una grande persona. Sì. Un allenatore che secondo me non ha fatto la carriera che meritava. Hai ragione, hai ragione. Io l'ho conosciuto, davvero una bravissima persona, un ottimo allenatore. Fatto bene, ci uniamo al cordoglio dei familiari, tra l'altro insomma una morte prematura, certo, una morte prematura. Grazie, grazie. Grazie a voi, vi saluto, buonasera. Mi associo perché anch'io ho avuto la fortuna di conoscerlo, un'ottima persona, un bravo tech, probabilmente ha raccolto meno di quanto meritasse però insomma il mondo dell'allenatore è fatto in questo modo. Dispiace, il problema vero, dispiace che non ci sia più, e questo è il dramma. Ex allenatore anche della Val di Sangro in Abruzzo, ma ha allenato fino a gennaio per un paio di mesi, credo tre mesi, anche la Torres. Tra l'altro aveva cambiato faccia al campionato della Torres, poi purtroppo il male che aveva già sconfitto, pensate, 18 anni fa, qualcosa del genere, lo ha aggredito di nuovo. Davvero ci uniamo al cordoglio dei familiari, una grave perdita, ma soprattutto una scomparsa prematura. Salutiamo Vincenzo Cosco. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Buonasera, sono Luca. Salve Luca. Sono amico di Alessio, amico di Leonardis. Ciao. Ciao. Senti, io volevo dire, scusa, una domanda intanto a te, Profeta. Sì. Ma ad oggi, no, se dovesse finire oggi, l'Avellino non è in vantaggio con Pescara e Livorno? Sì, perché mi sa che a Livorno ha vinto e col Pescara è in vantaggio, giusto? Sì, esatto. Quindi se dovessero finire in parità, l'Avellino è in vantaggio con Pescara e Livorno, giusto? Sempre che si sia disputato il confronto tra Pescara e Livorno. Sì, certo. Poi voglio fare una considerazione, comunque è un anno che stiamo a dire sempre le stesse cose, purtroppo, siamo arrivati a due giorni dalla fine, ora non me ne voglia nessuno, però purtroppo noi tifosi del Pescara siamo scontenti dell'andamento di questa squadra, perché ahimè in casa ha grandissima difficoltà, perché purtroppo non me ne voglia nessuno, ma non ha un gioco, e questo è palese perché purtroppo come si fa a non capire che Sedati non è un esterno ma è un centrale, un interno, come si fa a non capire che Pasquato comunque dovrebbe giocare a fianco a Melchior, io non voglio fare allenatore, per l'amore di Dio. Ora Caprari, l'eterna promessa, ma purtroppo poi ahimè è sempre là. Cioè, come fai? 2-0 è una questione di mentalità. Se l'allenatore non gli dice alla squadra di salire, di pressare alti, aggredire e di stare lì a fare gol, sì. Ahimè, Camplone c'è la tradizione di calcio sia a Perugia che qua. E mi fa piacere per Camplone perché è di Pescara, perché giocano a calcio 10 contro 11. Si è verificata la stessa situazione di Perugia. Perfetto. E questo dispiace, perché scusami, ma ha detto di tanti. No, non ha detto mia, io non sono detto lavoro. Ha detto di molti allenatori di Serie B, questa squadra come organico è tra i primi tre. Con un altro allenatore, forse chissà, saremmo già in Serie A. Comunque, buonasera a tutti e forza Pescara. Grazie, grazie per questo intervento. Andiamo sulla pagina Facebook Rete 8 Sport Sport. Poi ancora telefonate. Tullio Di Rita scrive: buonasera a voi. È vero, oggi Pescara non ha brillato, nonostante ciò ci siamo ritrovati in vantaggio di due gol e in superiorità numerica. Non entro nel merito dei cambi effettuati dal mister, che comunque non condivido. Non mi appiglio ai due gol in fuorigioco segnati dal Perugia. Mi chiedo semplicemente, chiedo a voi in studio, sicuramente più competente del sottoscritto, cosa succede a questa squadra che una volta passata in vantaggio si disunisce, ha paura di giocare la palla? Cos'è? Ansia da prestazione o cosa? Datemi la vostra versione, per favore. A me è venuta l'ulcera a forza di guardare le partite del Pescara. Grazie e buonasera. Qual è la verità, Totò? La prima verità è che sicuramente è un limite di questa squadra, insomma la cosa evidente è questa, perché è che non ci sia, che si perda, che si disunisca, che perda compattezza, e questo dipende, la domanda che chiaramente a questa può rispondere il tecnico, perché insomma è lui che se la sta ciucciando dall'inizio alla fine senza riuscire a trovare una continuità, un assetto definitivo, ma soprattutto la compattezza di squadra, vorrei dire, la compattezza che soprattutto in questa fase del campionato la vediamo in tutte le squadre che stanno lottando per un obiettivo, sia in testa che in coda. Cioè questo purtroppo che lascia perplessi, cioè che chiaramente fa capire che questo è anche un problema di testa, di un limite che probabilmente c'è all'interno pure di questo gruppo, voglio dire, altrimenti insomma non ci sarebbe questa altalena continua proprio spesso nei momenti migliori. Non solo, abbiamo visto anche partite in cui le situazioni erano compromesse e la squadra invece all'improvviso ha reagito e ha acciuffato il risultato, tra l'altro era successo
successo proprio a Perugia la gara di andata, oltre che in altre tante altre partite con Lanciano in casa, cioè in altre partite riacciuffate alla fine. Quindi è una squadra sotto questo aspetto un po' isterica, nel senso che non è affidabile nell'insieme, questa è la cosa vera, perché poi sulla capacità dell'organico, sulle potenzialità di tanti singoli questa squadra, credo che siamo tutti d'accordo, e di tanto in tanto ce le fanno vedere anche chi più spesso, chi un po' meno. Però il problema vero è che, essendo uno sport di squadra, alla fine è soprattutto il gruppo, la consistenza tra di loro, la compattezza che può fare la differenza. Se questa squadra tutte le tantissime partite non riesce a farne una intera, cioè magari anche a cambiare mentalità in base a quello che è l'andamento della gara, come perlomeno come è successo per esempio al Perugia oggi, facciamo un esempio che è quello di oggi, nel momento in cui si è trovato in difficoltà ha provato a cambiare pelle e ci è riuscita, anche con un po' di fortuna, perché c'era un gol irregolare, sicuramente irregolare, però l'impressione che ha dato di una squadra che era comunque capace di trovarsi, di reagire all'avversità, di reagire, e lo ha dimostrato con i fatti. Il Pescara invece si abbatte nella fortuna, quindi questo è veramente una casa da si disunisce, non reagisce purtroppo. Allora, questo è il quinto 2-2, sto facendo un rapido calcolo per gli amanti delle statistiche, lo dico, il quinto 2-2 in campionato, qualcuno mi può correggere, magari avrò preso una cantonata in questo caso. Quinto 2-2 perché col Perugia andata e ritorno 2-2, poi Vicenza, Spezia e Lanciano all'andata. Sì. Vediamo un po' se ho indovinato. Questo è un quesito per i telespettatori. Comunque, quinto 2-2 in questa stagione dopo 40 partite. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Ciao Massimo, sono Fabio. Ciao Fabio. Massimo, ti manca il 2-2 della Spezia. L'ho detto. Ah, scusa. Vicenza, Spezia, due volte con il Perugia e una volta con Lanciano. Sono scusami. Cinque. Scusami. Sei attento, eh? Prego, 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 Fabio. Non scherzare, Fabio. Niente, Massimo, ti voglio dire tutto buonasera a te, a Totò e a Sor Durante. Sì. Allora, niente, io mi sono ricollegato da poco. Quando ho lasciato la trasmissione ho sentito uno che ha chiesto perché se è stato giusto mantenere l'allenatore quando si è parlato dell'esonero, no? Sì. Dopo i tre vittori tutti quanti si è fatto bene la società a farlo rimanere, no? Sì. Giusto, giocando male, però l'importante erano i punti. È vero, è vero. Abbiamo fatto due partite, Avellino un'ora bellissima e te ne andava come andata. Cocci 2-0, partita buttata e... come si dice Massimo, come dico sempre, giudicare dopo gli episodi, però prima abbiamo detto che Barroni ha fatto ben confermare, ma dopo due partite diciamo che era meglio non confermarlo. Cioè io dico soltanto, speriamo che, penso di sì, che facciamo playoff e sempre Porta Pescara e lasciamo stare la società, non perfetto. C'entra niente, cioè la società non perde buona interia, perché i ricavi sono solo un guadagno per la società e per la città. Assolutamente, sono d'accordo con te. Grazie. Vicino, senza fare i soliti casini e niente. Grazie Fabio. Ciao, un abbraccio a fortissimo a Fabio, che è uno dei nostri più affezionati telespettatori e che merita sicuramente grande rispetto. 21:17, andiamo ancora a leggere i post dei nostri amici da casa. Antonello Sebastiani, buonasera dottor Profeta, io ritengo non vi sia un vero e solido gruppo coeso. A mio modesto avviso manca la personalità e la determinazione che dovrebbero essere trasmessi dall'allenatore. Buona serata. Qual è la tua versione, la tua risposta, Totò? Bene, avevamo parlato pure prima, più o meno, sì, che in effetti c'è una complicità, secondo me, perché è ovvio che insomma l'allenatore serve pure per questo, per dare sicurezza e compattezza alla squadra e fare delle scelte. E poi, voglio dire, spesso può capitare di sbagliare una scelta, credo che capita a tutti gli allenatori, ma non solo a Baroni, o nemmeno al calcio di quest'epoca, voglio dire. È così, purtroppo, anche perché la partita è una cosa strana, nel senso che non è che la puoi giocare a tavolino e poi vedi quello che succede in campo. No, non è proprio così, tu devi lavorare durante la settimana e poi magari
durante la partita ti capitano situazioni diverse di fronte alle quali la squadra deve trovare ad essere pronta, la squadra che è pronta ad affrontare anche, anche i momenti non previsti, certo, è quella che in effetti poi riesce a tirar fuori il carattere, il coraggio, la compattezza e via dicendo. Andiamo ancora a leggere i post dei nostri amici, poi telefonata mi pare, questo è il gol siglato da Goldaniga, Edoardo Goldaniga, di proprietà della Juve tra l'altro, ex Pisa, era del Palermo inizialmente, 93, classe 93, nazionale under 21, in palese posizione irregolare. Poi vedremo anche il primo gol che lo ha scritto Max, l'amico Max Mucciante. Sì, c'è un dubbio effettivamente, forse un fuorigioco millimetrico di pochi centimetri, però c'è. Allora, Silvio Di Martino, io vorrei solo che la gente che non viene allo stadio stia zitta, perché con una squadra che comunque si sta giocando la speranza della Serie A non si può avere uno stadio semi vuoto, non è la piazza che conosco io. Ileana Della Morgia, fammi vedere il messaggio, ecco qui, pare che ci sia libertà di opinione e espressione, sono un tifoso appassionato che segue la partita in curva nord e critica l'allenatore per una gestione deludente o non conforme alle aspettative, non credo commetta nessun crimine, assolutamente sì. Comunicare il proprio dissenso può essere costruttivo perché alla base c'è una passione pulita e senso critico, non disfattismo, ha perfettamente ragione, è no, proprio nulla questo. Ma certo, l'ho detto prima di questo detto, intervento, credo che sia la cosa più giusta, è quello. Secondo il mio modello, questo parere, scrive Andrea Di Toro, Baroni non è ancora pronto per allenare una squadra che punta a salire in Serie A, tanto di cappello Andrea Camplone. Piero Taborre, se fortunatamente dovessimo andare in Serie A, questo presidente è capace di confermare il suo pupillo Baroni. Telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto Massimo, mi senti? Sì, abbassare. Sì. Sì, io sento, però deve abbassare il volume del televisore completamente, che se no andiamo in differita, questa è la solita raccomandazione. Ah, ecco, ecco, adesso ho abbassato, va perfetto. Bene? Sì, 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 va bene, come no? Allora, senti Massimo, questa da dire anche una cosa però, che il Perugia è una squadra che non è una partita sola che fa rimontare delle partite, è una caratteristica di quella squadra. Se tu vai a vedere, Camplone ha recuperato parecchie partite durante il campionato che è andato in svantaggio, capito? Quindi se il Pescara ha i suoi difetti, perché chiaramente dietro siamo un pochino troppo leggeri, però il Perugia bisogna anche dargli altro, non è la prima volta che con un uomo in meno recupera le partite. Ma lo abbiamo detto, però l'abbiamo detto, mi pare che abbiamo sottolineato i meriti del Perugia, lo stiamo dicendo dall'inizio. Anche perché 5-6 partite fa, se Pescara non faceva quel filotto di tre partite, qua stavamo a parlare in Serie B, insomma. Sì, ma noi stiamo dicendo proprio questo, che Camplone è stato molto bravo a rimettere a posto la partita, No, ma io non parlo di Camplone che è bravo, cioè parlo che il Perugia è una caratteristica proprio di quella squadra, questa cosa qua. Ho capito, perfetto. Capito? Sì. Quindi Pescara non è che ha peccato. Pescara ha provato a fare la sua partita, loro sono stati bravi a recuperarla, basta. Ho capito. Andiamo avanti e basta, ma a Varese vince. Sistemiamo il rivolto e buonanotte. Va bene, grazie. Ciao Massimo, ciao, forza. Grazie all'amico telespettatore. 21 e 22, andiamo ancora al telefono. No, vuoi dire qualcosa? Una cosa a volo sul Perugia, tra l'altro, una cosa che già ho detto qualche mese fa. Cioè, il Perugia, rispetto al campionato che aveva vinto in prima divisione, ha cambiato 20 giocatori su 22. Profondamente 23. Rinnovato, totalmente rinnovato. Totalmente rinnovato. Cioè, difatti, l'unico titolare che è rimasto è Comotto, che tra l'altro prima giocava esterno, adesso centrale. Voglio dire, quindi la squadra è totalmente rinnovata, però ha avuto una buona partenza. Certo. Dopodiché, al mercato di gennaio. Vabbè, è rimasto Koprivets come portiere. Sì, Koprivets e basta. Fine. Dopodiché al mercato di gennaio è cambiato ancora ulteriormente. Sì, sì. Sono andato via Del Prete, hanno preso Faraoni. Hanno preso Faraoni, quindi ci hanno fatto sicuramente. Hanno preso Ardemani, hanno cambiato nuovamente la squadra, la sua atteggiamento, la sua mentalità l'ha sempre mantenuta. E questa è la cosa che fa. Insomma, uno poi la ragione come vuole, però insomma, i fatti sono questi. Evidentemente conta pure la gestione di un gruppo.
insomma è la cosa determinante, al di là di quello che possono essere le qualità tecniche. Tra l'altro oggi manca, oltre a Falcinelli che è il capocannoniere del Perugia con 13 gol, anche Parigini che è un ottimo giocatore, un 96, che è uno degli emergenti secondo me, sì, giocatore, sì, che, ottimo che giocatore fuori, che l'anno scorso giocava nella Juve Stabia di proprietà credo del Torino, e poi un altro giovane interessante dalla Fiorentina, Fazzi, sì, era squalificato lui. Quindi insomma è chiaro che il Perugia comunque è sicuramente una buonissima squadra, una squadra di spessore, ben guidata da un allenatore che ha dimostrato, sì, di avere delle idee ormai da anni. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, poi parleremo naturalmente di Carpi Lanciano. 0-0 il punto della salvezza aritmetica, arrivato sul campo della squadra che ha vinto il campionato di Serie B con 4 giornate d'anticipo contro ogni pronostico, ovvero il Carpi dell'ex Castori. Pronto Rete 8 Sport? Buonasera. Sì, buonasera. Francesco Lamonte Silvano. Salve Francesco. Ciao, guardi questa polemica sterile che sta facendo questi spettatori su chi è passato, su chi non è passato, se non arriva l'ultima giornata. Cioè, ma le ipotesi a cosa servono? Oggi le stesse cose le sentivo là in curva, mi sono spostato un po' da tutte le parti. E poi adesso ho visto le vostre immagini e là non si capisce dalla curva. Molta gente non riesce a capire. Torniamo al gol di Caprari dell'altra 2 settimane fa. Sì. Ma chi se l'era accorto? Non se l'era accorto nessuno. Perché non si vedeva. Specialmente se stai all'altezza dietro la porta, no? C'è una prospettiva che non vediamo. Che ho visto le vostre immagini, ho visto tutto, no? Poi volevo dire una cosa sul fatto del fuorigioco. Il grande maestro Zdeněk Zeman diceva: quando arbitro fischiato, è inutile che tutte ste polemiche, sempre le stesse cose, capito? Ieri mo vi faccio fare una risata. Sì. Esco dal seminario, la Juve, quando io ero un anti-milanista, invece ora tifo solo Pescara. La Serie A non mi interessa, però la Juve sta in sì, Coppa dei Campioni, diciamo, siamo italiani, se la Juve vince altre squadre vanno in Coppa dei Campioni, invece di due ce ne vanno tre. È una cosa buona per l'Italia, no? Io ho detto a uno, scusa, non che devi fare il tifo, però sai, un po' di tifoso, ma questo è un interista, ma no, che faccio il tifo, non faccio niente. Se, scusa, ma tu sei del PD? No, assolutamente. E allora come pensi che Renzi faccia quello che tu richiedi? Se tu non sei capace di tifare una squadra italiana, quello là ti fa per il suo partito. Tu hai capito, perché sei una persona che studiate, quello che voglio dire. Perfetto. Di cosa stiamo parlando, capito? Grazie, con chi Francesco parliamo? Con gente che non vuol capire. Ciao. Grazie caro, grazie. Allora, però, scusa, c'è una precisazione, quella frase, buona, andiamo tutti a Zema, tutto, quella frase l'ha detta Boscov l'ha detto, sì, l'ha che è un altro Boscov. Grande, voglio dire. Un altro grande che non c'è più. No, è morto proprio quest'anno. Quando? È morto, sì, stagione in corso. Sì, sì, perfetto, sì. Allora 21:26, sentiamo per un attimo Camplone, poi la pubblicità credo. Camplone, dai. Sentiamo Camplone. Sì. 2 minuti veloci. Rientra. Piccolo problema di natura tecnica, ma lo risolveremo nel più breve tempo possibile. 21:27, allora, Carpi Lanciano. Se puoi. Prima telefonata e dopo Carpi Lanciano. Sempre e poi Gazzone. Andiamo sempre allora. Andiamo al telefono. Pronto Rete 8 Sport. Carissimo Massimo, buonasera, sono Vincenzo. Ciao Vincenzo. Ciao a te, a Totò e a Paolo. Buonasera. Senti, intanto volevo unirmi anch'io alle condoglianze a Vincenzo Cosco, alla famiglia chiaramente, ho avuto il piacere di conoscerlo qualche anno fa. Se oggi a me, diciamo che l'ulcera non mi è venuta, ragazzini sì, perché mi sono fumato 10 sigari durante il corso della partita. Giusto per fare una battuta, la partita del Pescara di oggi mi ricorda tanto la partita delle ultime 2 settimane, il martedì sera a Pallacanestro contro Totò. La mia squadra in vantaggio di quasi 20 punti, alla fine vince Totò. Il Pescara ha fatto come la nostra squadra. A questo punto però credo che il destino del Pescara è nelle proprie mani, perché come avete già detto, la prossima settimana noi andiamo a Varese, il Livorno al Vicenza in casa, e quindi tutto a questo punto mi preoccupa anche la partita sinceramente a Varese, perché già abbiamo preso 3 punti in casa con Brescia, insomma. Certo. Però
credo che i playoff in teoria, almeno sulla carta, dovremmo raggiungerli, non so se voi siete d'accordo. Il problema non è raggiungere i playoff, al massimo potremmo arrivare settimi se va bene, sesti se siamo fortunati, quindi andarci a scontrare contro lo Spezia o lo stesso Perugia, visto che non abbiamo una squadra che gioca e corre per 95 minuti, mi sembra la classica squadra al vorrei ma non posso. Benissimo. Cosa ne pensate? Grazie Vincenzo, tra poco faremo rispondere a Totò De Leonardis che sta riflettendo, non so, sul futuro probabilmente, stai riflettendo perché sì, ti vedo proprio assorto. Saranno notati gli impegni che hanno le squadre in lotta. Intanto aspetta. Può succedere di tutto. Dai. Lo scrive Alfredo Pelizza, Tutto Mercato Web, scrive... Sì. Panchina a rischio per il duo Melotti-Pavan dopo la sconfitta partita oggi sul campo del Trapani, tra l'altro la seconda consecutiva perché aveva perso anche con il Carpi, il Modena, fatale il tracollo di oggi a Trapani, il patron Caliendo è su tutte le furie, per la successione si valuta un clamoroso ritorno di Walter Novellino sotto contratto sino al 2017, ma anche l'ipotesi di affidarsi a Bortolo Vutti, che tu conosci bene perché è stato un attaccante del Pescara. Grande. Nel 74-75, ho detto bene? No, 75-76, perfetto, mi sono corretto. 9 gol più 2 che gli hanno tolti, la partita vinta Avellino per una sassaiola finale, fece 2 con lui, poi il risultato è 2-0. Allenatore Tom Rosati, e poi arrivò Cadè. Grandissimo Tom Rosati. Perfetto, andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Massimo, buonasera, Mariano da Pescara. Salve Mariano, ciao. Ciao, un saluto a Totò e a Paolo. Buonasera. Niente, oggi pomeriggio la partita non l'ho potuto vedere per impegni di lavoro, volevo sapere il più grande, diciamo, come è andata questa partita, come ha giocato questo Pescara. Sì. E io per voi, diciamo, se questi play-off, diciamo, se ci crediamo andarci, penso che ci andiamo, come andiamo a finire questi play-off, se ci crediamo. Io ci credo, poi voi non so. Grazie e buonasera. Grazie, ci credi Paolo nei play-off del Pescara? Ecco, ti faccio intanto io dico, anche riannotando e riallacciandomi un po' a quello che diceva prima Totò, intanto il Pescara deve arrivare nei play-off e poi vedrà insomma il cammino che farà, perché può darsi pure che questa squadra, perché no, possa in qualche modo, sai, i play-off... Sì, anche perché sono confronti valutati zero, nell'arco dei 180 minuti, però, sono comunque, due partite, sì, quindi tutto può succedere. Tranne il turno preliminare, che il preliminare probabilmente lo farà sicuro. Ma può essere anche un bene per il Pescara. Lo farà, probabilmente, chissà, forse anche fuori casa. Sì, ma dico proprio per questo, può essere un bene perché si gioca una partita. Una partita secca. Quindi potrebbe essere un bene, chissà. Non facciamo previsioni con questa squadra, purtroppo è questo. Deve arrivare nei play-off questa squadra perché... insomma, grandi qualità tecniche, però purtroppo le qualità tecniche si devono combinare con quello che diceva prima Totò De Leonardis, con quelle mentali, cioè con la compattezza, un nucleo, un gruppo che insomma sia in qualche modo che faccia la squadra, no? Che sia da punto di riferimento. Evidentemente non c'è, o comunque va a intermittenza, no? È come un elastico, è molto altalenante, funziona in maniera troppo elastica, però può darsi che nei playoff il Pescara tiri fuori sicuramente la tecnica, l'ha tirata fuori, meglio non farsi illusioni, vivere la giornata anche in questo caso, e soprattutto rimanere concentrati perché la partita di Varese è una partita da giocare, bisogna sempre giocare per carità. Tra l'altro sono state ufficializzate proprio le date dei playoff: 26 maggio, martedì 26 maggio, turno preliminare, quinta contro ottava si giocherà alle 21, sesta contro settima alle 18:30. Questo è il turno preliminare secco, quindi a eliminazione diretta. Poi dal venerdì successivo cominceranno le semifinali di andata e di ritorno, e si giocherà sempre di venerdì, martedì. Poi venerdì la finale di andata, martedì 9 giugno se non vado errato la finale di ritorno. Insomma, non si gioca di sabato e di domenica in Serie B per quanto concerne i playoff. Questa è la classifica. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Ciao, buonasera, ho telefonato pure prima, Francesco da Montesilvano. Sì. Una piccola precisazione. Sì. Sarà pure che l'avrà detto Bosco, diciamo, come prima volta, però questa frase, signor Zeman, lo ha detto all'Associazione Arbitri di Pescara. Ah, anzi lui disse un'altra frase in cui il manuale, e lui disse due frasi, disse solo queste due frasi, quello che ho detto prima, e disse: io ringrazio voi datomi questo, io questo sarò il prossimo arbitro quanto sbaglia, e dirò lui: tu hai letto questo?
capito? Non volevo citarlo, io l'ho sentito da sé. Perfetto, perfetto. Ha detto Bosco, perché Bosco diceva pure, posso fare una visione, testa calciatore, luci nel terzo. Adesso si sente malissimo. Comunque abbiamo capito, grazie Francesco per la precisazione. Stefania Colanero scrive: come mai un giocatore come Lazzari una volta recuperato staziona fisso in panchina? Non vi sembra che Baroni abbia paura a gestire i risultati e che non sappia gestire i cambi? Ne abbiamo parlato. Tra l'altro Lazzari, che è recuperato da qualche settimana, praticamente ignorato dall'allenatore, stessa cosa di Casi per Pasquato, insomma. E torniamo poi al discorso dell'organico troppo abbondante, no? Sì, no, troppo abbondante, soprattutto perché tra l'altro stava facendo, sono venuti fuori giocatori molto importanti, a cominciare da Selasi, voglio dire che certo. Poi è ovvio che poi sono troppi, e allora quando non vanno bene le cose riparla di Pasquato. Ecco, per esempio, anche a me è meravigliato che Pasquato, che si stava scaldando già da 5 minuti, sia stato messo in campo subito dopo il calcio di punizione. Altre volte avevamo sempre sperato che magari Pasquato tirasse fuori questa sua capacità sulle sue calci piazzati. Questa volta, insomma, lui è entrato esattamente dopo il calcio di punizione a favore del Pescara. Tra l'altro errata corrige, qui ho proprio sbagliato, perché 2-2 è finita lo scorso anno tra Pescara e Lanciano, quest'anno 1-1 con un gol di Monachello e gol poi rete di Melchiorri proprio cantone. In pieno recupero Nicola Di Giovanni piccola me la fa cantonata. Qui ho fatto, vedi, qui doveva telefonare Bruno, ma ha perso l'attimo, non ha colto l'attimo. Piccola cantonata, però insomma sono 4 e non 5 i 2-2 in questa stagione, andata e ritorno con il Perugia, poi Vicenza e Spezia. Questi sono i 2-2 che insomma sono tanti in una stagione. Sei sicuro? No, sì, no. Sei sicuro? Hai studiato? No, io ti vedo proprio impresso. La tabella, ti dico una cosa. Ringrazio Nicola Di Giovanni che mi ha permesso di scusarmi. Dico una cosa a voi che può far sbizzarrire tutti quelli che vogliono fare le tabelle. Allora, penultimo turno, Spezia 61. Perde a Lanciano, resta a 61. Perugia col Carpi in casa pareggia, va a 61. L'Avellino batte il Trapani, va a 61. Il Pescara vince a Varese, va a 61. Tutti a 61. Il Livorno gioca in casa col Catania e va a 61. Quindi sarebbe 1, 2, 3, 4. Il Livorno 5. Gioca in casa col Vicenza. No, con Latina. Vicenza no, gioca. Sì, con Livorno. Con Vicenza, esatto. 61. Quindi voglio dire. 1, 2, 3, 4 sarebbero. C'è una grande ammucchiata. Sarebbero 5 squadre a 61, per cui questa famosa classifica USA sarebbe a far fuori. Non sarebbe male, voglio dire, anche per dare. E poi ci sarà l'ultima. E poi sarebbe l'ultima di campionato, Pescara. No, invece stiamo impazzendo per queste tre squadre che adesso allora di fai. Non ha senso adesso. Può capitare, appunto, che il calcio è così strano che sabato prossimo vedremo 5 squadre a 61, un turno dalla fine, insomma, quindi sarà tutto da vedere. Assolutamente sì. Allora andiamo al telefono. Prima però Gianluca Bruni che scrive: Travellino ed oggi, 4 punti buttati al vento, arbitraggio scandaloso, ma d'altronde si sapeva che quest'arbitro non è mai stato troppo a nostro favore. Nelle restanti due partite i giocatori devono assolutamente ottenere il massimo risultato, 6 punti, sarebbero degli incoscienti a non dare il massimo sapendo qual è la posta in palio. Dubito che andremo in A almeno quest'anno, perché ci sono squadre più forti, penso che playoff li vincerà il Bologna, ma almeno potremo dire di aver raggiunto un obiettivo che finora non avevamo mai raggiunto dall'introduzione degli spareggi. Spero soprattutto nel rientro di Sansovini per la decisiva gara con Livorno, speriamo tutti, anche se pare difficile, insomma due partite sicuramente le salterà, ha saltato quella di oggi, quella di sabato prossimo col Varese, c'è qualche speranza di recuperarlo per l'ultima partita di campionato con il Livorno. Luigi Scarapellini: solo in occasione dell'espulsione si sono persi oltre 3 minuti, è vero, l'espulsione di la seconda espulsione di Goldaniga, se li aggiungiamo gli episodi precedenti alle sostituzioni avremmo dovuto recuperare almeno 6 minuti, sono d'accordo, perché i minuti da recuperare sono stati i minuti di recupero sono stati solo 4. Esatto, in realtà doveva essere di più. Da 5 a 6, sì. Gianfranco Barbetta: ciao Massimo, quest'anno ho visto un Pescara pazzo, non ci ho capito nulla sin dall'inizio, in un campionato la viva il parroco, un saluto al grande Totò, impeccabile. Poi grazie. Marco Franceschetti: meglio avere una squadra in Serie D
che giochi al calcio che avere Sebastiani come presidente e Baroni come allenatore. Poi Antonello Sebastiani lo abbiamo credo letto, vediamo un po', sì l'abbiamo letto, Silvio Di Martino pure, Liana Della Morgia anche, poi andremo a leggere tutti gli altri post. Andrea Di Toro, secondo il mio modesto parere, Baroni non è ancora pronto, sì questo l'abbiamo già letto. Allora facciamo così, andiamo a sentire proprio Camplone, che era telefonata, pronto Rete 8 Sport, poi Camplone e poi il lanciato. Lo so, questa sera è così. Pronto? Pronto? È pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Nazareno, chiamo da Pescara. Salve Nazareno. Senta, io adesso sto facendo dei conti, no? È chiaro che adesso è facile, tutta la gente scrive Baroni, Sebastiani, quello e quell'altro. Ma se le cose andavano come nella normalità, adesso avevamo 4 punti in più. Sì. Perché secondo me da Avellino, mo diciamola tutta, 2 gol irregolari. Oggi 2 gol irregolari. Io penso che se vincevamo da Avellino, era molto probabile che vincessimo, e avremmo vinto oggi, che cioè il gol era fuori gioco, l'avrei visto pure non so chi, pure quelli che stavano fuori allo stadio. Adesso forse i discorsi erano diversi, gli sms erano diversi. Io volevo dire a Totò, sì. Lo saluto innanzitutto e volevo dirgli semplicemente una cosa: lo stadio di arbitro è diventato una giostra. Cioè una volta un arbitro del genere non sarebbe uscito nemmeno a mezzanotte. Ai tempi di Tom Rosati, di Calè, gli arbitri venivano a pescare e ci rispettavano. Adesso ci vengono qua a prendere in giro, anche perché la curva non diciamola tutta, non è la curva degli anni scorsi, insomma. Io voglio dire solamente questo. Sì. La società dovrebbe farsi sentire, perché altre società per il nulla fa un casino della Madonna. Noi siamo tutte le domeniche penalizzati. Va bene. E ci ritroviamo praticamente, cioè, niente, come se niente fosse. Perfetto, noi... grazie Nazareno, dobbiamo chiudere, è troppo lungo questo intervento, abbiamo capito il senso, dovete essere più sintetici. Allora, andiamo ad ascoltare Camplone. Io sono contento, poteva andare anche meglio secondo me, quindi peccato per le... Si recrimina il Perugia. No, non è che recrimino, però il secondo tempo siamo usciti fuori benissimo, con l'uomo in meno la squadra è cresciuta tantissimo, non abbiamo sofferto più gli attacchi loro, quindi abbiamo tenuto bene il campo con l'uomo in meno, siamo rimasti anche spregiudicati. È stato Lanzafame più avanti, Fabinho l'hai allargato. Esatto, siamo passati con crescenze a 3, quindi è inutile stare ancora lì dietro, su 2-0, peccato perché... Quindi è stato premiato il tuo coraggio. Ma io credo che nel calcio c'è bisogno di coraggio, poi si vincono, si perdono le partite, però c'è bisogno di coraggio, se non hai coraggio non ottieni nulla. Però l'ha un po' regalata il Pescara, dai, la verità. Ma l'ha regalata. Lo puoi dire, perché sennò 2-0 in superiorità numerica. Ma sicuramente. Oggettivamente. Sicuramente come noi abbiamo regalato all'andata, perché all'andata abbiamo giocato sempre con l'uomo in meno, a una porta sola, poi al 90esimo, 93esimo hanno fatto gol il Pescara, quindi alla fine ai punti va bene così. Il tuo ritorno a Pescara com'è stato? Ma no, male, in dolore, sono contento. Ho detto che c'è stato un ricambio generazionale, quindi... Cioè non ti conoscono i ventenni? I ventenni non sono neanche... No, ma meglio sei. Così, almeno... Tua figlia era in curva, però in curva nord a Tifano. Guarda, non lo so. Non l'hai sentita? Andrò a casa e... Intonava i cori contro il papà. Ho sentito un qualche parolaccio, non vorrei che fosse proprio lei a dirmi parolaccio. No, comunque dai, speriamo di arrivare tutte e due dove dobbiamo arrivare. Avete blindato i playoff a questo punto? Ma non credo che abbiamo blindato i playoff. Adesso abbiamo Carpi e Cittadella. Partita difficilissima quella col Carpi. Ma oggi ha pareggiato, credo, no? Quindi... È un'impresa vincere contro il Carpi adesso. Ma io l'ho vista a Modena, la partita di Modena, credo che non abbia regalato niente. Come hai visto il Pescara? L'ho visto un po' col fenomeno tirato, tutto qua. È una squadra che secondo me se uno scioglie le briglie può essere devastante, perché davanti ha giocatori veloci, bravi tecnicamente, quindi... Ti aspettavi questo Pescara? Mi aspettavo questo. Un buon fraseggio a centrocampo hanno fatto rispetto alle altre volte e poi queste verticalizzazioni dove noi abbiamo dormito. Insomma, Camplone è stato chiaro, ho visto un Pescara col freno a mano tirato, però in realtà le responsabilità sono molto del, cioè voglio dire, tutte le responsabilità sono state attribuite anche alla fase di non possesso, soprattutto alla difesa, no? a quelle distrazioni che ormai si ripetono di settimana in settimana. Qual è allora la verità, Totò? Perché se si dice che la squadra è troppo prudente col freno a mano tirato,
è un conto, però si dice anche che questa squadra subisce troppi gol ingenuamente, quindi... Sì, sì, ma come dicevo prima, è un Pescara che ha due facce, voglio dire, cioè, lo stesso problema, perché in effetti il primo tempo l'impressione era quella, cioè che stesse col freno a mano tirato, nel senso che se tu giochi senza esterni che allungano la squadra, che cercano di... quello che abbiamo visto per gran parte del campionato, cioè che so, Politano e Zampano sulla destra, Bjarnason e Rossi dall'altra parte, voglio dire, e ti affidi soltanto a giocate tipo il lancio per la punta, il taglio della punta, all'imbucata per la punta, è ovvio che mi sembra abbastanza frenato come atteggiamento. Questo sì. Mentre invece poi quando prendi gol è una squadra che in effetti ha problemi soprattutto di concentrazione e di comunicazione. Perché poi tra l'altro hai rinunciato nelle ultime partite alla catena di destra che era vincente, sì, sì, no? Esatto. Zampano Politano. Questo stravolgimento a me personalmente non è piaciuto, poi voglio dire, mi sembrava molto funzionale, cioè che la forza di questa squadra in fase offensiva fosse soprattutto su quello che riuscivano a fare sugli esterni, sulle fasce, insomma, il Pescara più efficace che abbiamo visto credo che sia stato questo finora. Certo. Poi, insomma, stravolgerlo e pensare a un altro tipo di atteggiamento, sì, può anche funzionare, però non mi sembra che stia funzionando. Allora, andiamo per un attimo sulla pagina Facebook, poi telefono. Caro Baroni, la paura di giocare al calcio non porta da nessuna parte, ma perché parlate di differenza reti per i playoff se valgono i confronti diretti? Caro Sandro De Luca, lo abbiamo già detto, cioè, è un falso problema, ci sono altre due partite, abbiamo detto solo, abbiamo commentato la classifica in virtù dei risultati maturati nella giornata di oggi, siccome devono essere completati gli scontri diretti, la classifica dice in questo momento, cioè non conta nulla, che l'Avellino è ai margini dei playoff per la differenza reti globale, perché è questo che ci suggerisce, che ci dice e ci impone la Lega. Posso di Serie aggiungere? B. Eravamo rimasti a 5 squadre a 61, certo. Poi ultima giornata, lo Spezia pareggia va a 62, il Perugia pareggia va a 62. Quanto ti piacciono queste cose? Scusa, no, è così, ma può succedere. Può succedere. L'Avellino pareggia va a 62, il Pescara e il Livorno pareggiano e vanno a 62. Sono 5 squadre. C'è una grande ammucchiata. Bisogna fare la classifica corsa tra 5 squadre. Tra 5 squadre, poi si vedranno i confronti diretti e si farà la classifica. Lavorare qual è? Lasciamo perdere le tabelle e pensiamo a vincere. Bravo, tutte e due le partite. E questo insomma, mi pare l'atteggiamento giusto, assolutamente sì. questo mi sembra proprio in sintesi la verità che emerge da questo discorso, andare in campo e vincere e poi non si faranno più discorsi inutili, tra l'altro anche virtuali, giocare per vincere, voglio dire, assolutamente con l'atteggiamento che c'è stato nel primo tempo di Avellino, con la capacità che ha avuto una certa periodo della partita oggi, però poi cercare di vincere la partita, non a proposito, né di amministrare né di fare. Prima di andare al telefono, chiediamo scusa per l'attesa, anche lo scorso anno il Lanciano nelle ultime partite 6 pareggi, fatto, no, ma poi parecchi 2-2 mi ricordo. 6 pareggi consecutivi, anche se non va, ne ha fatti qualcuno, però non ci avventuriamo mai. Ma nelle ultime partite ne ha fatti diversi, mi ricordo proprio, cioè una un dato che sta accomunando 6 pareggi consecutivi. Sì, 6 pareggi consecutivi, tra l'altro parecchi 2-2 come quest'anno, quindi insomma una caratteristica forse. Sono svaniti, sì, punto, certo, come no? Confronto, quell'ultimo confronto col Cittadella, il pareggio credo che... Sì, beh, lì diciamo che... Sì, oramai erano già fatti i giochi, sì. Anche in caso di vittoria non ce l'avrebbe fatta il Lanciano. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Massimo da Lanciano. Salve Massimo. Volevo dire soltanto una parola e basta. Sì. Scusatemi questa espressione un po' volgare, ma questa è una squadra di cincioni. Ah, ho capito. Scusatemi e buonasera a tutti. Ok, questo voleva dire, cioè c'è è un'offesa ai giocatori, io non ho capito, c'è ancora il parlare magari del Lanciano. Ma non capito. Insomma, ma ha detto del Lanciano che è una squadra di cincioni. È di Lanciano. Eh sì, però ha detto una squadra di cincioni, però non ha. Non ha specificato, però suppongo che si riferisca. Adesso richiamo. No, se può precisare, può precisare magari. Ma credo che si riferisse ai cittadini di Cincio, che è un paese. Ah, di Cincio, ecco, di Cincio. Allora, facciamo così. A proposito di Lanciano, 0-0 a Carpi, molto importante. 0-0 a proposito di numeri. 0-0 di questa stagione. Del ventesimo pareggio complessivo, però dolcissimo in questo caso. Ventesimo pareggio, sì, in 40 record, partite perché 21 nella prima gestione di Serie B
del tecnico. Tanto il Lanciano ha fatto benissimo il girone di andata, 30 punti, 20 nel girone di ritorno. Diciamo che ha lasciato per strada qualche punto. Freno a mano tirato. No, vabbè, però ci può stare il Lanciano. Sto qualitativamente una squadra inferiore rispetto allo scorso anno, quindi ci poteva stare. Ottimo il lavoro di Roberto D'Aversa all'esordio come allenatore. A poche giornate fa, diciamo, proprio al derby con il Se la poteva giocare ancora per giocare. Allora ci dobbiamo fermare prima del Signore di prima, se vuole. Signore di prima, vediamo un po'. Cinciole. Che precisa. Signore di prima che vuole precisare. Vuole precisare, vero? Scusatemi. Voleva precisare, signore da Lanciano? Io sono Massimo da Lanciano. Sì. Grande tifoso del Pescara. Ah, ecco, quindi ho capito. Perfetto. Sono molto amareggiato di questa cosa e volevo soltanto dire questo, voglio dire. Ho capito, ok. Per me questa è una squadra di cinciona. Scusatemi. No, si figuri. Ma la penso così. Si figuri, ci può stare, ci può stare. Delusione e amarezza. Ci può stare, signor Massimo da Lanciano, tifoso del Pescara. Grazie a Massimo, allora pubblicità e poi Carpi Lanciano finalmente, ma parleremo anche nella parte finale della trasmissione di Teramo Ascoli, 2-2, grande festa biancorossa al Comunale, al Bonolis, record di presenze assoluto, più di 9.000 spettatori, 2-2 il verdetto finale, doppietta di Alfredo Donnarumma, sicuro, perché però, io non ho seguito, quindi 23 gol in campionato, ma prima pubblicità, queste sono le immagini che appunto arrivano da Teramo. Del pomeriggio di oggi oppure della partita dopo Savona? Credo la partita dopo Savona. Dopo Savona. Ah, dopo Savona, sì, la festa dopo la promozione. Ha fallito anche un calcio di rigore. Ha fallito anche un calcio di rigore, con chi? No, questo non lo so. Questo lo so. È grave però. Però io scherzo, scherzo. Allora facciamo così. Ecco le immagini dello stadio, guardate un po'. Stadio gremito in ogni ordine di posto, c'è stata anche la capienza, è stata aumentata dal sindaco Brucchi grazie a una ordinanza naturalmente nella giornata di giovedì, se non vado errato, quindi più di 9.000 spettatori, record di presenza, una bella festa, un tripudio di colori bianco-rossi per una festa meritatissima, prima volta nella sua storia il Teramo in Serie B. Una pubblicità o una telefonata, se vuoi. Allora, prima telefonata, poi pubblicità. Pronto Rete 8 Sport? Buonasera. Buonasera. Sono Riccardo da Giulianova, un tifoso accanito del Pescara. Salve Riccardo. Riccardo. Saluto a tutte. Dico una cosa, dico, stasera sei un po' in confusione, perché ha detto che l'anno scorso se il Lanciano vinceva l'ultima partita col Cittadella non sarebbe entrato lo stesso ai playoff, invece entrava. No, non c'entrava, e te lo posso assicurare, mi dispiace, ma esatto, sì, non sarebbe entrato. C'era una classifica avulsa. C'era una classifica avulsa, caro amico. Prego, prego. Va bene, ma ti devi fidare, ti devi fidare. Comunque, da Giulianova, forza Pescara. Benissimo. Posso dire, e soprattutto posso dire, voglio dire, la festa è te, vorrei dire pure forza Giulianova. Forza Giulianova. Ci terrei che anche Giulianova tornasse su. È un complimento comunque al vecchio maestro Giorgini, che in ogni caso la sua parte l'ha fatta anche quest'anno. Ecco, io volevo chiedere al telespettatore Giulianova, è ancora in linea? È andato via? No, ma si è chiuso. Che peccato, volevo sapere un po' prospettive per il futuro, perché insomma Giulianova, io ho sempre definita la culla del calcio abruzzese, perché a livello di settore giovanile, tra l'altro, è la verità, è grande tradizione, grande blasone, e ci dispiace tanto che marcisca in questa categoria che non gli compete affatto, assolutamente no. No, ma c'è anche il rigore è stato fallito da La Padula. Quindi subito si è andato, grazie, bravo, si è andato. Quindi ha mancato il suo 22esimo gol in questa stagione, ne ha fatti 23 invece il suo gemello Alfredo Donnarumma, il re dei bomber incontrastato della Lega Pro Girone B, 21-52. Allora ci fermiamo per pochi istanti, pubblicità e poi Carpi Lanciano, la sintesi del nostro Paolo Durante. Eccoci qui, allora 21:58, stavamo elogiando l'organico del Perugia, esterni forti, Faraoni, sicuramente è stato anche un vantaggio a gennaio aver preso Faraoni in luogo di Del Prete, che è finito alla Catania. Faraoni è un giocatore che tutti conoscono, ha giocato nell'Inter, anche giocato credo 12-13 partite 3 anni fa o 4 anni fa, ha giocato nel Watford di proprietà dell'Udinese, insomma giocatore che sicuramente dà una grande spinta sulla fascia. Lo stato di qualità gli abbia fatto fare anche Fabinho, che
sì, era squalificato, no? E è rientrato 4 mesi di squalifica, dopo i 4 mesi di squalifica. Oggi giocatore... limitato bene, però devo però dire è venuto fuori il momento in cui la squadra si è trovata sotto, soprattutto perché insomma Camplone ha avuto l'intuizione giusta, perché ha avanzato, ha spostato in avanti Lanzafame, che era un po' sacrificato devo dire nel ruolo di mezzala, secondo me, e ha allargato Fabinho. Sicuramente grande merito va ascritto al tecnico del Perugia, Andrea Camplone. Andiamo al telefono. Pronto, Rete 8 Sport. Buonasera Massimo, sono Giampiero Fattore. Giampiero, carissimo, è un bel ben risentito, purtroppo telefono per darvi una brutta notizia, non so se avete saputo. Sì, purtroppo è morto un grande allenatore, Vincenzo Cosco. Sì, l'abbiamo detto, purtroppo sì, abbiamo dovuto dare anche noi questa triste notizia. Mi è tanto dispiaciuto, non sapevo se l'avete data, però come no. Mi associo alle condoglianze alla famiglia, perché io l'avevo conosciuto personalmente quest'estate nel ritiro di Colli del Trotto con la Torres, e l'avevo trovato una persona squisita e veramente un grande conoscitore di calcio. Assolutamente sì, è vero. Tante condoglianze alla famiglia. E per quanto riguarda il Pescara, oggi abbiamo perso una grandissima occasione per poter magari andare, essere già sicuri di poter partecipare ai play-off, però io penso che anche un allenatore di prima categoria capiva che subito dopo il 2-0 bisognava fare le sostituzioni, no? Certo. Appena subito dopo il 2-0 metteva Politano e dopo 5 minuti metteva Pasquato, no? Metteva gente fresca e forse, come ha detto qualcuno, si poteva vincere anche più di 2-0 con il Perugia di oggi, che in difesa soprattutto mi ha lasciato alquanto perplesso. Sì. Va bene, comunque di nuovo grazie, buona prosecuzione, e questa notizia diciamo mi ha sconvolto, perché era una persona squisita, Vincenzo. Assolutamente, sono d'accordo con te, chi l'ha conosciuto come sottoscritto non può che essere d'accordo con te, ma un po' tutti. Buonasera, grazie. Grazie Giampiero Fattore. Allora, Facebook, e poi mi fai vedere, prima di parlare di Carpilanciano, la sintesi di Paolo Durante, il primo gol del Perugia firmato da Matteo Ardemagni, perché dicono che fosse in fuorigioco. Se è fuorigioco magari di centimetri, però insomma vediamo un po' sul cross di Verre, che ha ricevuto palla da Faraoni. Torniamo indietro, indietro di tornare, perché altrimenti non riusciamo a seguire tutta l'azione. Campo largo, così vediamo bene, e fermiamo l'immagine nel momento in cui tocca il pallone. Ecco qui, allora Faraoni indietro per Verre, dietro, vediamo un po', ecco. Però forse è tenuto in gioco o sta in linea No, devi andare dietro però Max, nel momento in cui tocca il pallone. Ecco, così, prima, ancora un po' prima, vediamo un po' se riusciamo. Non è fuori gioco. È tenuto non in gioco da sì, però deve toccare prima il pallone, in questo caso non so se lo tocca prima, allora stanno in linea. Vediamo un po' piano se ce la facciamo. Vabbè, non ce la facciamo, comunque insomma è molto difficile da giudicare, cioè se è fuori gioco è proprio di centimetri, cioè è una cosa infinitesimale, anche di millimetri, direi anche di millimetri, anche di millimetri. Quindi insomma sul secondo invece non ci sono dubbi, il fuori gioco di rivedere quella possibile mano in area pure che c'è stato all'inizio della partita di Mantovani, difensore centrale. Sul duplice tentativo c'era stato un primo tentativo di Brugman, respinto da Verre se non vado errato, e poi nella seconda conclusione in sequenza ha respinto forse con il braccio o solo con la spalla. Vediamo un po', ecco qua, che dite? C'era un po' largo? Sì. Telefono. Però insomma è pure qui difficile giudicare, tu che dici? È difficile, però tu che dici, Paolo? È molto difficile, poi noi stiamo in una posizione praticamente siamo non di fronte ma di sembra lato. Sembra che sia leggermente largo, però non c'era prospettiva davanti, non lo vedi bene. Il giocatore in questione era Mantovani, difensore centrale del Perugia. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Salve, sono Francesco da Ortona. Salve Francesco. Senta, vorrei dire una cosa, io non so come, io ho visto la partita di oggi e vorrei dire solamente, Baroni, ma come ha fatto a togliere dal campo Selassie? No, l'islandese alla fine della partita, che era l'unico e comunque era pericoloso in mezzo al campo. Ma veramente? Ma chi? Ma lei dice Bjarnason? Sì. Sì? Era l'unico più pericoloso. È entrato per la squadra forse. Ah sì, al posto sì è vero, hai ragione. Mancavano proprio 2-3 minuti però. No, ma togli una persona, che togli un giocatore che non stava facendo niente e metti l'attaccante. Mm. Ma non mi toglie il Bjarnason, che è il più pericoloso, che comunque è l'unico che salta l'uomo. Sì.
Vai. Io ho visto la partita, era l'unico che saltava l'uomo, l'unico. 45esimo della ripresa, eh? Sì. Cioè, voglio dire, al nova... lei sta discutendo... Ma no, ma, non sto nel minuto, io sto contestando... Cioè la sostituzione... La sostituzione non perché non doveva fare quel tipo di sostituzione... Ma non quel tipo di giocatore che era il più pericoloso. Sì, no, c'è solo da ricordare che Bjarnason non si è allenato per tutta la settimana, un solo allenamento con i compagni di squadra, tra l'altro la rifinitura è perché era affetto da un problema alla caviglia. Ma io non ho visto quando è stato sostituito, mi sembra che si è arrabbiato anche un po'. Sì, ho capito, però lei contesta una sostituzione fatta al 90esimo, però. Cioè, di fatto è la sintesi è questa, al 90esimo. No, ma io togli a sto punto, mancano 4 minuti, devi vincere per vincere. Beh, devi provare tutte, non togli il centrocampista pericoloso, togli un altro centrocampista che non ha fatto niente. Ho capito. Vabbè, mentre Bjarnason ha brillato, secondo lei? Secondo me sì, è l'unico che ha dato un po' di accelerazione in mezzo al campo. Differenti punti di vista, per carità, non ci mancherebbe, anche perché insomma Bjarnason ha giocato secondo me in una posizione in cui è risultato avulso proprio dal contesto, la posizione di mezzala. Il primo tempo, le due azioni che abbiamo fatto grazie a lui. Sì. Va bene, grazie per questo intervento. Adesso ci dobbiamo fermare perché sennò non parleremo più del Lanciano, neanche del Teramo. Raddoppio del Milan destro, sulla Roma. Destro. Beh, quindi l'ex. Allora, Paolo Durante, Carpi Lanciano 0-0 la sintesi. Compiuta. Il Lanciano agguanta un pari prezioso a Carpi, il 20esimo della stagione, a un passo dai 21 conquistati nel primo anno di Serie B sotto la gestione Gautieri, sale a quota 50 e si salva con due giornate d'anticipo. Calendario alla mano e facendo qualche conto, infatti, si scopre che sabato prossimo ci sarà Modena-Ternana, scontro diretto che favorisce proprio i rossoneri. I canarini hanno 46 punti, la squadra umbra 45, per cui qualsiasi risultato con una sola giornata poi da giocare rende comunque impossibile ad una delle due raggiungere il Lanciano che, come detto, ha 50 punti. E veniamo alla partita del Cabassi. Il Carpi del grande ex Fabrizio Castori è già in tasca Serie A e vittoria di campionato. Viceversa, al Lanciano occorre almeno un punto per festeggiare la permanenza in Serie B. Come dire, stimoli completamente diversi, ma bisogna comunque giocarla. Nel Lanciano torna dalla squalifica Cerri, dirottato in panchina, non convocati per infortunio, Amenta e Turchi, out dell'ultima ora Monachello, che non ha smaltito il virus intestinale di qualche giorno fa. Nel tridente D'Aversa inserisce Grossi, esterno sinistro, con Thiam al centro del reparto, a destra c'è Piccolo. Per il resto davanti a Nicolas ci sono Conte, Aquilanti, Treste e Mammarella, Di Cecco, Bacinovic e Paghera a centrocampo. Carpi senza gli squalificati in Bococco e Gagliolo, arbitro dell'incontro Chiffi di Padova, lo stesso dell'andata finita 1-1. Primo tempo decisamente più vivace del secondo grazie alla Virtus. Al settimo conclusione di Thiam deviata in corner da Romagnoli e poi al trentesimo traversone di Grossi, Piccolo non inquadra la porta e poi sempre solo Virtus, qui ci prova anche Mammarella, esterno della rete. Il Carpi non pervenuto, per Nicolas solo lavoro di ordinaria amministrazione. Ancora meno azioni e tiri in porta nella ripresa caratterizzata dai tanti cambi. Da segnalare al dodicesimo una furiosa mischia in area emiliana, la palla arriva Piccolo, Murato, azione che comunque si mantiene ancora viva, conclusa dal traversone di Mammarella su cui Thiam prova a girare, peraltro senza fortuna. E sabato ultima al Biondi contro lo Spezia, squadra in piena corsa playoff, ma la festa sarà tutta rossonera. Dunque, ultima esibizione davanti al pubblico amico sabato contro lo Spezia in piena zona playoff. Tra l'altro lo Spezia oggi ha pareggiato in casa contro il Vicenza, che si è ripreso dopo un periodo tutt'altro che propizio. Questo è un punto importante per il tuo amico Marino, Totò, eh? No, scherzi a parte, ho visto, siccome era andato un po' in caro la squadra. No, è vero questo. Sì, però oggi ho fatto una gran partita, in effetti, quindi avrebbe anche meritato di vincere, quindi insomma resta un asso duro, cioè chi si illudeva. E comunque il Frosinone è un passo dalla Serie A, questa, vince, la realtà dei fatti è questa. Se vince la prossima, sempre per la Frosinone e Crotone. Sempre per la gioia di Lotito, se vince la prossima è matematica. Sarebbero due promozioni consecutive. Attenzione, oggi il Frosinone ha colpito due traverse, tra l'altro la partita vincendo, poi ci stava vincendo, avrebbe potuto vincere anche 2-3-0, poi ha subito il pareggio, perché c'è stata una buona reazione del Cittadella,
Però la partita l'ha dominata il Frosinone. Insomma, altra squadra che ha cambiato pochissimo. Quindi, insomma, se come avesse vinto oggi sarebbe stato matematico già oggi. No, però dico, altra squadra che ha cambiato poco, viene il blocco storico, viene dal campionato di Serie C, vinto alla grande con Stellone in panchina, alla grande, tra l'altro agli spareggi, spareggi con Lecce, la finalissima, Lecce di Lerda, che adesso non allena più la formazione salentina. Massimiliano Talento, basta trovare giustificazioni ed errori presunti arbitrali al nostro sfavore, quando c'è stata una cattiva gestione del risultato si salva solo la curva, oggi ci giocavamo i playoff, in molti forse non lo sapevo, non lo sapevano, un saluto a voi in studio. Infatti noi non abbiamo trovato nessuna giustificazione, forse è la risposta a qualche altro collega, anche che insomma l'apporto vero è quello che dà la curva nord, poi se alla fine si incaccia e protesta credo che sia più che giustificato. Ecco qui Luca Gradin invita la regia a riproporre l'ultima azione offensiva del Pescara, tra l'altro una grande occasione, io l'ho messa nella sintesi che è andata nel TG8 Cronaca, purtroppo non c'è su Infront, il filtrante per Caprari che avrebbe potuto far scorrere il pallone e tirare in porta, si sarebbe trovato a tu per tu con il portiere sloveno Koprivec, invece è tornato indietro, ha perso l'attimo e si è smarrito all'atto del dunque. Sì, tutto questo all'ultimo secondo di recupero lo fa notare Luca Gradin che dir si voglia, ecco, guardate qua, un po', bravissimo Max, strepitoso, eccezionale Max Pacilio, guardate, se lui lascia scorrere il pallone va in porta, se lascia senza problemi, se la deve portare sul sinistro evidentemente non si fida molto. Pazzesco, non si fida del suo sinistro. Voglio essere cattivo Totò, forse chi è un po' troppo innamorato del pallone fa queste cose. No, ma io credo che là lui abbia avuto proprio paura di controllare la palla, però capito? Toccato 4-5 volte se lui la fa scorrere, se lui la fa scorrere vuol dire che dopo la deve prendere col sinistro, vedi che la prende col destro, cioè si è andato a incartare, deve portarla avanti col sinistro, vedi, non si fida di quelle cose che capitano. D'Aversa vogliamo sentire? Sì, poi abbiamo chiaramente, insomma, la salvezza è un grande traguardo straordinario, comunque l'obiettivo primario di questa società, di questa squadra. D'Aversa il suo primo anno su una panchina importante, ma proprio come allenatore, quindi tutto sommato lo abbiamo rintracciato, seppure telefonicamente ovviamente, e abbiamo quindi l'intervista. Quindi ha rilasciato l'intervista dopo l'intervista la partita. Anche piuttosto no, questo ampia, no, non ci posso l'abbiamo, credo, l'abbiamo posso condensata, l'ho credo condensata in circa 3 ma minuti. Ma non ci credo, non ci credo. Era lui a fare... Sentiamo, ma, sì, vabbè, scherzo naturalmente, Roberto è un amico, dai sentiamo. Centrato il vostro obiettivo primario della stagione, Virtus in salvo, state già festeggiando? Sì, devo dire che i ragazzi, come gli ho detto nello spogliatoio, è giusto che festeggiavano, perché comunque hanno fatto un campionato straordinario, quindi bisogna solo essere soddisfatti di quello che si è fatto. Prima da tecnico per lei, c'è una dedica, qualcuno da ringraziare? Ma innanzitutto la famiglia, perché comunque non è facile sia per la moglie di un calciatore, ma soprattutto penso per l'allenatore ancora più amplificato, quindi la propria famiglia capisce le difficoltà e il tempo purtroppo che si dedica alla squadra e quindi quello che viene a mancare per la famiglia, e dopodiché la dedica va comunque ai miei ragazzi, che mi ha permesso quest'anno di affrontare il primo anno da allenatore nella maniera più semplice, perché mi hanno fatto pensare solo all'aspetto tattico e tecnico, ma sotto l'aspetto del gruppo e delle modalità di lavoro, la cultura del lavoro, devo dire che sono state encomiabili. È chiaro che il ringraziamento va alla società che mi ha dato questa possibilità, partendo dal patron Franco Maio e Guglielmo e Valentina, e di conseguenza tutto il mio staff e tutte le persone che hanno contribuito a questo obiettivo. Penso che vada anche alla città che l'anno prossimo disputerà un altro campionato di Serie B, e quindi devono essere fieri di questi ragazzi. Guardandosi indietro, c'è qualche rimpianto? Ma come ho detto l'altra volta in un'intervista, molto probabilmente a un certo punto avrei dovuto magari cambiare il pensiero su come affrontare le partite, parlare un po' più al sodo, ma e devo anche pensare che il giorno d'andata questo modo di giocare ci ha portato a fare 30 punti e quindi a mantenere la posizione in classifica, che ci ha sempre fatto stare tranquilli, e a volte pensare anche a qualcosa di diverso. Ripeto, se siamo arrivati fino alla partita del derby, dove se avessimo vinto avremmo comunque una squadra attrezzata per vincere il campionato, e vuol dire che comunque si è fatto qualcosa di importante, però
ripeto, non può essere un campionato di rammarico. Da Versa, una breve analisi anche della gara. Ci avete provato soprattutto nel primo tempo, poi è chiaro che nella ripresa il punto era davvero troppo prezioso per voi. Sì, diciamo che mi aspettavo una partenza più forte da parte loro, e invece devo dire che i primi 10-15 minuti siamo partiti meglio noi e abbiamo avuto due occasioni clamorose con sia con Tiam che con Piccolo, e poi mano a mano la partita andava scemando, ma è chiaro che dove di fronte a una squadra che l'obiettivo avevamo già raggiunto e dove magari per noi era importante comunque fare il risultato, la partita andava un po' scemando, ma ripeto, era troppo importante per me il risultato, quindi quello che gli avevo chiesto al giocatore è di badare meno al gioco e di portare a casa punti. Abbiamo dunque ascoltato Roberto D'Aversa, complimenti ancora a Lanciano per la salvezza centrata con due giornate d'anticipo, soprattutto complimenti a D'Aversa, la prima esperienza da allenatore professionista, sicuramente un ottimo risultato, 50 punti in classifica per la Virtus Lanciano che sabato riceverà la visita dello Spezia inizio ore 15. Ci fermiamo per l'ultima volta, poi parleremo ampiamente del Teramo nell'ultima parte di questa trasmissione con il servizio, la sintesi di Teramo Ascoli del nostro Enrico Giancarli. Tra pochissimo. Bene, torniamo in diretta da studio. Allora, sono le 22:20, parliamo del Teramo. Il Teramo che oggi ha pareggiato nell'ultimo atto ininfluente, perché il Teramo ha già accettato la promozione con una giornata di anticipo grazie alla vittoria di Savona 2-2 contro l'Ascoli, doppietta di Donnarumma. Tra l'altro Ascoli in vantaggio per 2-0, gol di Berrettoni e poi il raddoppio, se non vado errato, di Tripoli, l'attaccante, sì, l'esterno dell'Ascoli, poi il pareggio del Teramo 2-1 e 2-2 di Donnarumma. Ha sbagliato un calcio di rigore la Padula, mi pare, quindi la Padula ha sbagliato un calcio di rigore, insomma poteva finire anche questa partita in trionfo, ma è stato comunque un trionfo, più di 9.000 spettatori, il record di presenza. Queste sono tutte le azioni più importanti del match, ma abbiamo da proporvi il servizio del nostro Enrico Giancarli, perché davvero è stata una grande impareggiabile festa biancorossa. La sintesi di Enrico Giancarli. Festa grande, il Teramo abbraccia quasi 9.000 spettatori che hanno gremito il Bonolis per salutare la promozione in B. In campo 90 minuti di partita vera, 2-2 il finale con la doppietta di Donnarumma a riacciuffare l'Ascoli che nel primo tempo aveva messo la freccia grazie a Berrettoni e Tripoli. Sugli spalti un intero pomeriggio di spettacolo, iniziato con un super Gianluca Lapadula. Il bomber abruzzese questa volta non ha fatto parlare un gol o un assist, ma si è armato di microfono, si è inginocchiato e ha ottenuto il sì della sua Alessia davanti ai compagni di squadra e ad un Bonolis tutto in piedi per applaudire. Amore mio! Questa sorpresa, questo regalo da Gianluca? Assolutamente no. Dai, raccontaci un po' che hai provato in quei due secondi. Il cuore mi batteva, è un desiderio che avevamo, però abbiamo aspettato e adesso è arrivato il momento. Questa giornata credo non la dimenticherete mai, guarda qua. Assolutamente no. Bocca al lupo. L'abbiamo nel cuore, grazie Crepi. Poi la partita, Donnarumma si conferma ad altissimi livelli, ma è il secondo gol che forse racchiude tutta la stagione del Teramo. Il movimento dei gemelli è fantastico, al pari della finalizzazione del numero 9 Teramano, che strappa applausi a più non posso. Il Teramo potrebbe anche vincere il rigore rosso per Cinaglia, ma la Padula dal dischetto sbaglia, ma il suo gol lo aveva già realizzato con il sì di Alessia. Poi è festa grande sul manto erboso del Bonolis, ma prima andiamo in sala stampa, parole importanti, quelle dei protagonisti, ascoltiamo. Complimenti per una stagione che io vorrei definire fantastica e favolosa. Sì, due aggettivi perfetti per quest'annata. È stata un'annata vissuta intensamente da parte nostra, perché abbiamo dato tutto quello che potevamo dare e siamo stati ripagati con questo grande successo che penso Teramo merita, per i tifosi che
ci hanno dato sempre una grossa mano per la città, che hanno che ha dimostrato il suo affetto nei nostri confronti, lo merita la società, lo merita i miei collaboratori, perché veramente hanno dato tanto, Zambardi, Del Fosco, lo staff medico, Duco con Piero e Toni, lo meritano un pochettino, Leo il magazziniere, tutti i giocatori. Abbiamo fatto una cavalcata con grande umiltà, con grande applicazione, e abbiamo messo in evidenza le qualità dei giocatori, abbiamo messo in evidenza un bel gioco, ci siamo fatti apprezzare, abbiamo fatto parlare di Teramo per tutta Italia, insomma, quindi sono molto felice. Due battute, Vincenzo, prima di chiudere. La prima, mi serve una risposta secca, sì o no. Vincenzo Vivarini sulla panchina del Teramo il prossimo anno in B? Sì e no. No, no, mi serve una risposta sì o no. No, adesso devo parlare col presidente, dobbiamo sederci, dobbiamo vedere. Io ho un altro anno di contratto a Teramo, la Serie B è un campionato importante, dovremmo essere attrezzati molto. Un attimo, presidente, venga, venga, presidente, venga un secondo, perché in diretta c'è un... No, no, sto chiedendo, presidente Campitelli, se ci sarà Vivarini sulla panchina del Teramo, ha detto deve decidere il presidente. Vivarini ci sarà sulla panchina del Teramo perché merita di starci, di esserci, e siccome lo merita sicuramente sarà premiato per quello che ha fatto in questi due anni con me, quindi sono ben felice. Facciamo una stretta di mano che sta di firma, dai. Eccola, eccola qua. Vedi? Con la stretta. C'è stima, e nella vita la stima non ha valore. Presidente, se io dovessi dire Carpi e Frosinone, che cosa dice di Giuseppe? Che è quello che è il mio pensiero, esattamente quello che penso oggi è proprio quello. Oggi, fino a ieri si è pensato alla festa, oggi si festeggia, ma c'è ancora un gradino da scalare e ci dobbiamo provare assolutamente. Idea di guerra, addirittura già pensieri, no, di guerra. Vabbè, ma noi dobbiamo avere pensieri in grande, perché se no lui ci caccia, quindi... L'obiettivo Serie A il prossimo anno? No, l'obiettivo è quello di far bene, perché noi dobbiamo sempre guardare a chi ci sta davanti e mai a chi ci sta dietro. Con la telecamera di Luca Corneli vi documentiamo ora la grande festa della dopogara, iniziata con lo spettacolo degli artisti del circo di Ambra Orfei e terminata con la passerella finale di tutti i giocatori dello staff della presidenza della Teramo Calcio, sottolineato dagli applausi del pubblico del Bonolis. E poi quella grande bandiera biancorossa, sventolata e agitata in mezzo al campo da tutti i giocatori del Teramo, un po' come succede nei grandi eventi. Beh, insomma, abbiamo visto quello che c'è stato, davvero grande emozione e soprattutto una vittoria strameritata di questo campionato. Totò, noi l'abbiamo seguita per tutta la stagione con il presidente, che è stato sempre in realtà molto vago sulle domande che facevamo, ma l'ultima giornata... Non sempre, ti ricordo, ma forse le ultime due settimane, perché sennò lui voleva addirittura arrivare a 3 punti dall'Ascoli. Sì, però se ti ricordi bene, quando il Teramo era 3 punti sotto, sì, lui disse, Maurizio Damiano disse: aspettiamo le prossime 2 partite e poi vi dirò. Questo è vero, sì. E quelle 2 partite segnarono proprio l'aggancio, che sembravano, erano 2 trasferte, credo, insomma. Ecco. Sì, e poi dopo, anzi, addirittura è stato perfezionato il sorpasso in una partita interna col San Marino, se non vado errato, quando realizzò un grandissimo gol Stefano Scipioni. Ma credo che la soddisfazione più bella è quella di aver trasformato quella che poteva essere la partita della paura e, e della speranza in una festa, cioè un'inutile partita che serviva solo per la festa strameritata. Insomma, questa è una grande soddisfazione, aver chiuso campionato prima di arrivare a questa sfida che sembrava veramente, quando vista qualche mese prima, come insomma l'ultimo atto di questa stagione soffertissima, invece è diventata questa eccezionale festa con record in casa, con praticamente già con la B, insomma già una squadra di B, il Teramo che oggi ha festeggiato, e non è poco, insomma, dopo un secolo. Senza dubbio, insomma, lo testimoniano le tante presenze di oggi allo stadio Bonolis. Paolo, ascoltato anche Marcello Di Giuseppe al microfono di Enrico Giancarli, sempre sul pezzo, il DS del Teramo, il suo modello è il Carpi, il suo modello è il Frosinone, quindi significa che idee si punta a qualcosa di importante. Idee chiare da nei parte di Giuseppe. Intanto complimenti alla giacca rossa del presidente Campitelli, che l'ho vista prima. Certo, molto. Davvero una mise impeccabile. Era in bianco rosso, giustamente. Beh, dai, sì, rossa, molto molto rossa. No, poi c'era il bianco, capisce. Niente, Di Giuseppe, insomma, lui è uno dei principali artefici di questo. Beh.
di questo, non dico miracolo, perché insomma poi sul campo ci vanno i giocatori, il tecnico ogni settimana impartisce il suo credo calcistico, quindi tutto sommato hanno lavorato tantissimo e hanno raccolto i frutti che avevano mano a mano seminato. Un campionato lungo, estenuante, in cui il presidente Campitelli, proprio qui quando veniva intervistato da te e da Totò, sembrava un vulcano che dovesse esplodere, no? La propria lava da un momento all'altro, rimaneva sempre sulle sue, no? Anche quando il Teramo in fondo aveva già messo le mani sul primo posto, no? Sì. Proprio perché insomma poi nel calcio c'è anche molto, insomma, il presidente Campitelli è stato fino alla fine un vulcano che non è esploso e sicuramente sarà esploso oggi, o comunque è esploso la settimana scorsa. Comunque insomma la strategia societaria ha portato i suoi frutti, sicuramente complimenti, sì, al presidente, al DS Marcello Di Giuseppe, per l'organico allestito che non è costato tantissimo, come qualcuno ha detto dalle parti di Ascoli, perché se andiamo a comparare a fare un confronto tra gli organici tipo Pisa, Ascoli e tanti altri con quello della Teramo, allora davvero c'è da mettersi le mani tra i capelli. Tra Serie B e Serie Lega Pro si è dimostrato tutto il contrario, assolutamente. Quindi, sì, tra l'altro la Padula e Donnarumma in prestito dal Pescara, la Padula in prestito dal Parma, adesso non si sa che fine farà la Padula, però insomma qualche idea ce l'abbiamo in merito. Tu ce l'hai? Sì, Pescara già fatta, no? Dico no, siamo nei primi obiettivi del Pescara. Però, Donnarumma rimane a Teramo? Secondo me ci può stare una cosa del genere. Quindi la Padula si separa la coppia, come? No, ma adesso stiamo esagerando. Non ci facciamo sentire. Credo che la Padula sia uno degli obiettivi. La cosa importante è che rimanga Vincenzo Vivarini, credo, no? Ma io penso che non ci sia. Ma io credo che stimolato, sollecitato da Enrico, insomma, ha detto come giusto che fosse. Debbano ovviamente riparlare. Devono riparlare. Sì, no, vabbè, questa è una cosa che dicono. Lui è una cosa che dicono sempre gli allenatori, sì, dobbiamo parlare, ci dobbiamo mettere. No, lui c'ha un contratto fino al 2016, cioè, è ovvio però che quel contratto l'ha fatto prima che facesse questa impresa, voglio dire. Chiaro, quindi credo che sia. Ma anche Campitella ha lasciato capire che, insomma, che sarà accontentato, che insomma che assolutamente. Cioè, capisce qual è stato il merito di Vivarini, e quindi secondo me si arriverà a una soluzione positiva. Quindi strategia societaria, il lavoro del tecnico è stato straordinario da quando quel 9 novembre cambiò sistema di gioco, la trasferta di San Marino, ma non è solo quello, perché è chiaro che ha dato un input con il cambiamento di modulo dal 4-2-3-1, che era un po' il marchio di fabbrica di Vivarini, al 3-5-2 con lo spostamento di Perrotta da laterale a centrale. Sicuramente ha dato il meglio di sé Marco Perrotta, che tra l'altro è cresciuto nel Pescara, un 94, giovanissimo, soltanto 21 anni, ma già credo 3 campionati di prima divisione alle spalle, perché aveva già giocato con la Paganese, tra l'altro anche con la fascia di capitano nell'ultima stagione. Insomma, da lì è cambiato tutto, e poi soprattutto Totò, da un certo momento in poi, la spensieratezza con cui ha giocato questa squadra. La spensieratezza, ma anche la compattezza, perché c'è quello che accomuna le squadre che vincono, non sono i nomi, è il modo di stare in campo insieme. Cioè, questo perché la cosa che tu parlavi del Carpi, parlavi del Frosinone, io ci aggiungerei lei. Empoli, che più o meno Serie A costruita allo stesso modo, puntando soprattutto sulla che questo è un gioco di squadra collettivo, cioè i nomi sono sempre le figurine solite, voglio dire, che poi non cambiano di molto le strategie di una o le fortune di una società, a meno che non c'è il fenomeno, ma i fenomeni sono 4-5. Nel mondo, voglio dire, non ce ne sono di più. È sempre l'organizzazione che fa la differenza, e soprattutto avere idee chiare e la forza di fare il passo secondo le possibilità della società, e questa è la cosa principale. E appunto questo credo che abbia accomunato il Carpi, in effetti, voglio dire, è proprio l'esempio più lampante, proprio perché il campionato è più in vetrina rispetto al Teramo, ma il Teramo ha fatto la stessa identica cosa del Carpi, ed è sicuramente da accostare, così come l'Empoli lo sta facendo nel suo picco, la sua dimensione lo sta facendo in Serie A, sempre con lo stesso, anzi partendo anche da lontano anche l'Empoli, perché ricordiamo che l'hai ricordato più volte tu, che insomma l'anno scorso il miracolo dell'Empoli è nato a Lanciano due stagioni fa quando Sarri quando vinse 3-0 doveva essere esonerato, secondo tutti invece vinse 3-0, e da lì
la forza di questa squadra, ma tra l'altro per dire proprio di come si agisce in questo tipo di società, Sarri ha avuto la conferma per i prossimi anni dopo una sconfitta, cioè il presidente è andato da lui e ha detto ok signore resteremo insieme, dimmi tu quanto tempo restiamo, insomma questa sono queste le cose che fanno poi la storia di società anche piccole che si sono ritagliate questo tipo di spazio. Eccolo qui il presidente, che personaggio, il presidente Luciano Capitelli insieme con Marcello Di Giuseppe, tutta la festa che poi si è protratta sino a tarda sera, insomma fino alle 9, 10 anche, fino a, credo che stia continuando per le vie della città. Ripeto, un look studiato, bianco rosso. Sì, sì, studiatissimo, sta molto bene, devo dire, gli dona parecchio, complimenti davvero. Ad Maiora, al presidente della Teramo Luciano Campitelli, a Vincenzo Vivarini che tra l'altro è partito dal basso, lui cominciò proprio la carriera di allenatore col Pescara stagione 2006-2007, stava quasi facendo il miracolo, poi quella società, quella squadra non aveva una società, lo sappiamo per quello che accadde negli anni successivi, però ci provò insieme con De Rosa che era l'allenatore che aveva il patentino, che lo affiancava in panchina, ha provato a rialzare il Pescara, ci stava riuscendo, poi le cose non hanno funzionato, non aveva nemmeno una squadra, non aveva neanche una squadra compatta, ma soprattutto purtroppo non c'era una società che stava perdendo anche pezzi, insomma c'erano tanti problemi di natura economica, poi ha ricominciato dal basso, lui ha fatto, pochi lo ricordano, io lo ricordo invece con piacere perché seguì qualche partita in quella stagione, campionato di Serie D, lui prese il canistro in Serie D a gennaio, era praticamente spacciato e invece riuscì a salvare il canistro in Serie D. Da lì è partita la storia di allenatore appunto di Vincenzo Vivarini, che già però si era messo in luce come secondo, potremmo dire così, di Sarri, perché andava a seguire le formazioni avversarie che avrebbe dovuto affrontare il Pescara di settimana in settimana, con tanto di relazione che poi sottoponeva al vaglio dell'allenatore. Da lì è nata questa empatia proprio tra Vivarini e Sarri che continua negli anni. Ci sono delle analogie con i due tecnici Castori e anche Stellone. Come no? Quindi partenza dal basso, è vero. Con un gruppo anche insomma, poi ricordiamo anche i successi ottenuti sulla panchina del Chieti 2009-2010, la Serie D, il ritorno dai professionisti della squadra del presidente Bellia, poi i playoff scippati l'anno successivo, la questione Prato, Carrarese, grazie a Carpi, bravo Carpi, e insomma lì playoff mezzo biscotto, esatto, quindi insomma è una carriera importante quella fatta da Vivarini, anche allenato l'Angolana dove c'era come direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, quindi avevano lavorato anche per un periodo insieme nell'Angolana di De Cecco in Serie D, se non vado errato, ma credo proprio di sì, perché comunque Di Giuseppe c'è stato e c'è stato anche Vivarini, credo nello stesso periodo. Nello stesso periodo. No, tra l'altro capitò che l'ultima partita decisiva andò male. Andò male, infatti. Questa volta invece ci sono arrivati preventivamente, l'hanno eliminata. Oh, tra l'altro per chiudere la trasmissione ricordiamo, purtroppo ci duole farlo perché insomma l'Aquila ha fatto registrare l'ennesima delusione, l'ennesima sconfitta, la quinta consecutiva sul campo dell'Ancona, hanno segnato Dorazio, Tommaso Dorazio, tra l'altro è cresciuto nel Pescara, caro Totò, un terzino sinistro molto interessante, un fluidificante del 90, non è più giovanissimo, l'anno scorso a Giulianova, quest'anno nell'Ancona 4 gol, 3 gol in campionato, 30 presenze. Tra l'altro si è detto anche seguito da Pavone, chissà se sarà così, insomma se potrà tornare a Pescara magari in prima squadra, è un ottimo elemento sicuramente. E poi l'altro gol siglato da Bacchetti, vecchia conoscenza del Pescara, vecchia si fa per dire perché è un giovanissimo difensore centrale del 93 che fece 3 partite da titolare nella stagione di Zeman. Lo fece esordire Zeman in Serie B con grande coraggio, anzi perché quel giorno avrebbe dovuto giocare proprio per Rotta, che poi si infortunò gravemente, e allora siccome insomma i tecnici che voglio dire ci capiscono, hanno fiducia anche nei giovani, hanno coraggio, e Zeman ha messo dentro il ragazzino in quel ruolo in cui gli serviva, insomma. Assolutamente. L'Aquila chiaramente pensa al futuro,
probabilmente il nuovo allenatore, non c'è ancora il crisma dell'ufficialità, ma si sta pensando a Roberto Cappellacci, che dà una chiara identità alle sue squadre, ex Cosenza, Valle del Giovenco, Teramo, perché a Teramo ha vinto un campionato di D e ha sfiorato la promozione in prima divisione, la duplice finale persa contro l'Aquila nel giugno del 2013, sarebbe una garanzia. Roberto Cappellacci è un allenatore molto preparato, il DS, il responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola, sta pensando proprio a Roberto Cappellacci, vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Chiudiamo qui questo lungo speciale, intanto Juventus-Cagliari, il primo posticipo, il primo anticipo 1-1, il Milan è finale quindi. Finale Milan batte Roma 2-1. Vediamo un po' la classifica. Questa battuta del resto della Roma non ci voleva, eh? Beh, adesso è a rischio sorpasso, certo, della Lazio. Che anche gioca... perché restano tre partite alla fine del campionato. Domani, Roma, cioè... con una gara in più, però domani giocheranno le altre. Roma no, domani Lazio-Inter. Domani Lazio-Inter. Lazio-Inter è fatta, perché l'Inter, insomma, che può fare l'Inter? L'Inter, caro, no, penso pochissimo. Voi che, no, a parte voi che siete convinti assertori di questi. No, attenzione, un altro finale più importante. Attenzione, Acqua e Sapone, Rieti 6-1, gara 3, quindi l'Acqua e Sapone in semifinale. Semifinale la squadra di Massimiliano Bellarte. Sì, in semifinale domani ore 20, Pala Rigopiano, gara 3 tra Pescara e Latina. 1-1 dopo c'è lo scontro diretto. C'è lo scontro diretto tra le cugine. Noi stiamo parlando, ci giriamo perché c'è Sergio Zappalotti, cioè, che suggerisce, il suggeritore. Ecco, non è che siamo, voglio dire, c'è successo qualcosa di particolare. No, allora, parliamo con Sergio Zappalotti. Io ieri ho visto la partita del Pescara, la partita, credo che ce la faccia domani, insomma, nella bella. Pescara Latina domani ore 20 al Pala Rigopiano. Pescara Latina, mi raccomando. Comunque avremo una squadra abruzzese in finale, no? A quanto pare. Eh sì, perché fa. No, in semifinale si affronterebbero. In semifinale, quindi una delle due va in finale. Si affronterebbero, diciamo, nel caso condizionale quanto mai di rigore. Certo, bisogna ancora per cercare le tabelle, per favore. Ultimi messaggi: il presidente Sebastiani non vuole andare in Serie A, ecco il problema, scrive Gianni Tifosi Pescara. Poi Raffaele Scagliarini: una squadra senza grinta e senza anima, una volta in vantaggio, una volta buona che perde la partita, o se va bene la pareggia, scompare dal campionato, dal campo. Manca l'allenatore che sappia caricarli, si addormentano come lui. Massimiliano Tarento, lo abbiamo letto? Vediamo, sì, un po'. Sì, l'abbiamo letto. Luca Gradin, lo abbiamo letto. Fernando Coniglio, ma siete ancora sicuri che questo sia quello squadrone attrezzato per vincere il campionato? Io ripeto il concetto scritto in un mio post nella trasmissione di lunedì sera: una squadraccia, una cozzaglia di giocatori, un gruppo senza anima e senza personalità. Ma mi sembra piuttosto severo. No, questo. È severo. Beh, sicuramente. Non credo che sia così. Mi sarebbe piaciuto invece che questo organico avesse avuto anche una continuità tecnica, nel senso di scelte. Insomma, con coraggio, ma anche con linearità. Insomma, probabilmente le squadre non è che nascono, non si può dire squadracce, nascono proprio giocando insieme. Massimo Paoli Saccone, facciamo rivedere il gol del 2-1, l'1-2 del Perugia. Scrive: ma chi doveva marcare Ardemagni? Non credo Zampano. Continuiamo con Pucino centrale. Ma allora è chiaro, ha ragione. Mi fa leggere il nome, scusa, Max? Ha ragione Massimo Paoni Saccone, probabilmente non era quello, non era di Zampano Ardemagni, però in quel momento c'era lui e quindi si è eclissato Zampano. Se facciamo rivedere l'azione, almeno insomma focalizziamo l'attenzione su questo episodio, perché lì si è proprio addormentato, a mio avviso, Zampano era lì. Allora, vediamo un po' il cross di Verre che ha ricevuto da Faraoni, eccolo lì, l'ultimo giocatore è proprio Zampano. No, anche perché lì. Guarda, vai avanti con. Vai! Eccolo lì, è proprio Zampano. Però io Zampano credo che stesse salendo per metterlo in fuorigioco. Ma è sbagliato. E non solo lui. Ma non si fa il fuorigioco. No, lui è salito, palla scoperta, che scherziamo. È un errore gravissimo. No, no, comunque, non è quello. Voglio dire, l'altro centrale dove stava? Al limite dell'area. No, infatti, cioè era completamente scombinata. Esatto, però in quel momento, è vero, ha ragione, credo Massimo, però doveva chiudere lui. Però in quel momento c'è lui, è Zampano che deve comunque coprire meglio. Sicuramente è messa male. Perché... è messa malissimo la difesa, guarda come si muove male. Stanno salendo, comunque sono larghi e soprattutto sono saliti tutti per fare fuori gioco. Che è una cosa assurda con la palla scoperta. Palla assolutamente. Ecco qui, vedi? Poi uno si è fermato, no, alla fine...
Certo, perché poi Ardemagni ha fatto giusto il movimento da attaccante, si è allargato, è andato a ricevere il pallone, poi è stato un gioco da ragazzi in finale. Secondo me, la distanza in effetti, l'altro centrale, adesso non so chi c'era, è lui che praticamente indirizza sì. i compagni ad uscire. Sì, dire, perché no, sicuramente lì c'è stato un errore proprio. Il primo a partire è stato... È stato infatti un errore di concetto lì, esatto, cioè sì. proprio che non si fa mai, la palla è scopertissima. Ma guarda, guarda lui sta dietro, quello che sta proprio dietro sì, tutti, sì, è vero. Che scappa in avanti, sicuramente non va per chiudere, perché esatto. aveva altri compagni davanti, sì, non va per sì. mettere in fuorigioco gli altri, però veramente certo. è stata una fesseria. Insomma, assolutamente perché sì. Perché due sono saliti e due no. Sì, sì, infatti, completamente... Se salgono insieme fuorigioco sì. matematico sì. tutte e due, ma lo devono fare prima. Lo devono fare prima. Sì. Poi insomma si trovava in una posizione, era molto vicino all'area di rigore, fare un fuorigioco in quel modo, in quella situazione è molto rischioso, sì. cioè devi essere proprio perfetto. Ma sì. comunque, vabbè, adesso col senno del poi, naturalmente, andiamo a leggere altri messaggi. Antonio Saracino, scusate se insisto, ma secondo me Baroni rimane sempre un signor allenatore e la rosa dei giocatori, che è quella di una squadra di media e bassa classifica. Se volete salire di categoria, occorre che il presidente compri giocatori esperti assieme a talenti del vivaio. A mio avviso, i responsabili di tutte queste false illusioni sono i dirigenti attuali, non di certo lo staff tecnico firmato Antonio. Con un altro allenatore avremmo vinto il campionato ad aprile. Scrive D'Alessio Orsini, credo. Poi ancora Francesco Costanzo, ciao Massimo, ciao Totò. Io sono perfettamente d'accordo con Camplone quando dice che il Pescara gioca col freno a mano tirato, una squadra che ha sempre vissuto delle paure del suo allenatore. Continua a sostenere che il miglior calcio l'abbiamo espresso nel primo tempo in casa col Brescia o la prima di campionato col Trapani. In entrambi i casi abbiamo giocato senza paura ed era quella la strada da seguire, sempre con pochi accorgimenti. Penso che la terza a salire sarà lo Spezia. Eusebio Vernamonte, buonasera a tutti. Volevo dire perché Danilo Iannascoli non si vede più e non rilascia interviste, ma che Sebastiani gli ha messo la museruola. Comunque sempre Forza Pescara. Non è vero, perché l'ultima intervista l'abbiamo fatta con Danilo Iannascoli proprio prima della trasferta di Avellino. Poi oggi credo che fosse, non no, so no, se stava, no, oggi c'era no, stava in mezzo al campo, mezzo pure al lui, campo, quindi pure poi, lui, al solito ma non è vero che non rilascia interviste, no, almeno no, insomma magari non le rilascia frequentemente come qualche tempo fa, ma insomma mi pare una cosa anche normale. Parlano più i protagonisti che beh, sono i giocatori. Mi sembra che pure Sebastiani certo. Rilascia pure un po' meno rispetto sì, a questo. Sì. Poi c'è un post, Rita Creziato scrive: cambiate l'allenatore, Forza Pescara. Poi Gabriele Sciuto: non può un allenatore che sbaglia continuamente partite, sostituzioni e atteggiamenti non essere esonerato. La società fantasma, come ormai da 3 anni, Baroni, mille modi per non andare in Serie A. Non male questa, però devo dire che come mai un giocatore come l'altro, questo l'abbiamo letto, Stefania Colanero, Luigi Scarapellini anche, vabbè, insomma ne abbiamo letti tanti, ci scusiamo con coloro che hanno comunque scritto, ma tempus fugit, come direbbe Paolo Durante questa certo. sera e sì. non Totò De Leonardis. Noi ci fermiamo qui, grazie davvero ad Antonio De Leonardis, grazie a Paolo Durante. Allora appuntamento buonasera. È per domani, tutti i programmi della nostra domenica, a cominciare la segna dello sport alle 9, poi naturalmente Marco Totodonati intorno alle 14.45 diretta calcio e poi alle 19.15 ci sarà lo speciale che sarà più o meno dedicato alla Lega Pro, ma anche alla Serie B, no Paolo? Serie B e anche la Serie D. È la Serie D, giustamente, anche la Serie D, perché poi ci sarà invece la trasmissione Abruzzo Gol con Tiziano Coccia e Grazia di Dio, che verterà interamente sul campionato d'eccellenza. Tra l'altro ci sono le finali, quindi insomma sì. c'è la finale proprio del campionato d'eccellenza tra Paterno e Francavilla a Città Sant'Angelo. In bocca al lupo ad entrambe e comunque complimenti ad Alessandro Del Grosso, che ha fatto un ottimo campionato con il Francavilla. Tra l'altro ha eliminato il San Salvo pur partendo da una posizione non di privilegio, perché il San Salvo giocava in casa e il Francavilla aveva un solo risultato, la vittoria, è riuscito a centrarlo grazie a un gol dell'immarcescibile Lalli nei minuti finali della partita. Poi ci sarà naturalmente la domenica sportiva alle 22.15. Milano, io sarò lì per caso pure io. E quindi parlerete un po' di tutto. Nuovo,
parleremo un po' di tutto. Fate un po' il compendio alla giornata, al weekend calcistico delle nostre formazioni e non solo, perché ripetita, si parlerà ripetita Juventus, cioè, per cui noi domani sera ripeteremo tutto. Grazie ad Antonio De Leonardis, Paolo Durante, grazie all'ottimo, al grandissimo, e non è piaggeria, Max Pacilio, grazie a tutti voi, buona serata. Audio Jungle.